Pittella che ha accolto il nostro invito. Saluto anche Ivan Santoro che è qui a rappresentare il comune di Avigliano e anche la provincia, perché Ivan è anche consigliere provinciale. Saluto Vito Lucia e saluto Mimi Salvatore. Allora, questo diciamo è l'ultimo appuntamento di un ciclo di seminari che Sistema Turismo, insieme al comune di Avigliano e all'area programma Altopasento, ha organizzato a Lago Pesole, nell'ambito di un progetto più ampio di alta formazione dal titolo Esperto di Management per la Cultura. Un progetto che è stato candidato lo scorso anno ed è stato approvato dalla Regione Basilicata ed è stato inserito nel catalogo dei percorsi specialistici nell'ambito di un'azione sperimentale della Regione chiamata Ponte per l'Occupazione. Quindi Sistema Turismo ha avviato questo percorso a marzo dello scorso anno, quindi noi siamo già a più di 700 ore di formazione d'aula che terminerà a gennaio per poi continuare con un percorso di tirocinio. Quindi un percorso lungo e quindi noi abbiamo voluto dare diciamo, un senso, un obiettivo ambizioso a questo percorso. Noi abbiamo in aula 13 allievi, diciamo allieve, sono più una maggioranza donne, che stanno insomma, come dire, scommettendo e investendo con noi per lavorare insomma, ad una proposta, ad un nuovo soggetto giuridico che possa gestire e sviluppare le attività del castello, in particolare del castello di Lago Pesole e quindi dell'allestimento museale e dello spettacolo multivisione che è stato meglio conosciuto come il mondo di Federico II, che è stato inaugurato lo scorso anno. E quindi diciamo l'obiettivo è quello di affidare a queste persone che hanno comunque acquisito chiaramente conoscenze e competenze specifiche, affidare diciamo, questo contenitore per promuoverlo, quindi per valorizzarlo e per farlo conoscere ancora meglio all'esterno. Il seminario di oggi è l'ultimo di questo ciclo, noi abbiamo già sviluppato diciamo, alcuni temi proprio per fornire agli allievi tutti gli strumenti conoscitivi e di approfondimento, in particolare sul progetto Il Mondo di Federico II. Quindi per esempio abbiamo organizzato un primo seminario ad ottobre, agli inizi di ottobre, sui linguaggi delle immagini e dei suoni, quindi i rapporti con i media tradizionali e le nuove proposte. Quindi sono stati qui Roberto Perpignani e Aldo Di Russo, che chiaramente è un po' il filo rosso di questi seminari. Aldo Di Russo, io lo ringrazio per il lavoro che sta continuando a fare, perché insomma Aldo è insomma, il progetto Il Mondo di Federico, di cui ha curato la regia e la direzione artistica, è un po' un suo figlio e quindi lo continua a seguire anche con tutti i problemi che abbiamo ogni volta. Poi diciamo, abbiamo sviluppato un altro tema che era quello della rappresentazione della storia in forma di spettacolo, quindi il rapporto, quello che comporta diciamo, la rappresentazione della storia e il problema con i documenti e l'immaginazione. Quindi abbiamo avuto qui il direttore generale della Fondazione della Camera dei Deputati, un esperto di marketing che è il professor Mazzoletti. Insomma, abbiamo provato insieme ad Aldo a organizzare una serie di diciamo di workshop di approfondimento per capire meglio e anche direttamente con i protagonisti di questo progetto come si è sviluppato e anche quali sono anche le prospettive di valorizzazione. Il seminario di oggi ha come titolo Musei e beni culturali, la percezione del pubblico, quindi come è cambiato anche il modo di allestire i musei per renderli diciamo, più appetibili, più interessanti e privilegiando l'interazione con il pubblico, quello che chiaramente è stato fatto con il progetto allestito nel Castello di Lago Pesole. La giornata di oggi è una giornata molto densa perché questa mattina sono previsti gli interventi del professor Francesco Panarelli,
che è un docente di storia medievale dell'Università della Basilicata, con una relazione sul tema Federico II tra storia e mito. Poi ci sarà l'intervento di Anna Maria Giannone, che saluto e ringrazio per aver partecipato a questo incontro, che è museologa della Galleria Borghese di Roma, e che ci parlerà delle teorie e sistemi di misurazione dell'apprendimento, lo stato dell'arte in Europa e il caso della Galleria Borghese. Poi ne discuteremo con Aldo Di Russo e con Mimmo San Martino, che saluto e ringrazio per aver partecipato, che vabbè, chiaramente conosciamo tutti, giornalista, scrittore e diciamo, caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno di Basilicata. Poi nel pomeriggio invece i lavori riprenderanno intorno alle 15 con una pausa in cui abbiamo previsto anche un buffet proprio per consentire, diciamo, a tutti di partecipare fino alla fine dei lavori, e ci sarà la relazione del professor Massimo Sanna, che ringrazio e saluto, che è professore di archeologia classica presso l'Università degli Studi della Basilicata, nonché direttore della scuola di specializzazione in archeologia di Matera, che ci parlerà del patrimonio archeologico della Basilicata, le sue potenzialità, ricerca, racconto, conoscenza, valore. Altri due interventi sempre nel pomeriggio saranno del professor Andrea Falzone, che saluto e ringrazio, docente della scuola di specializzazione in archeologia di Matera e della LIUIS, che farà una relazione sulla cultura, norme del diritto amministrativo e procedure legali. E poi Anna Maria Giannone concluderà, diciamo, questa giornata di seminari con una relazione dal tema la psicologia cognitiva applicata ai beni culturali. Invece nella giornata di domani ci spostiamo ad Avigliano, nella sala chiostro del comune di Avigliano, anche per portare, diciamo, un pezzo di questo progetto anche al centro, in modo da condividere e meglio alcune cose, anche la conoscenza, quello che si sta facendo nel castello. E quindi ci sarà un intervento della professoressa Lorenza Merzagora, che anche lei è una museologa dell'Università di Siena, e poi Aldo Di Russo e Mimmo San Martino. Quindi a questo punto, visto che il programma è denso e fitto, io passerei la parola a Ivan Santoro, che diciamo, porta il saluto dell'amministrazione comunale e provinciale, e poi insomma, passiamo la parola all'assessore. Per l'assessore, grazie, non ci sono. Di questa prima fase della giornata, anche perché credo che l'assessore qualche impegno prova anche prendere. La conclusione dell'apertura. Anche tu l'apertura, mettiamo questa. Allora, intanto buongiorno a tutti, io volevo non solo salutare ovviamente tutti voi, ma cogliere, diciamo, l'occasione anche per ringraziare in modo particolare gli amici di Sistema Turismo per aver voluto, come dire, organizzare proprio sul territorio comunale questo importante corso formativo. Dico importante anche perché capite benissimo che, insomma, se diciamo, credo che una delle mission di Sistema Turismo sia quello, appunto, di mettere, diciamo, all'attenzione quello che è un binomio tra la cultura e il turismo, quindi cultura intesa come valorizzazione anche dei giovani. E credo che uno spettacolo come questo è introvabile, nel senso che non per un fatto campanilistico, insomma, il fatto che, insomma, il Castello Federiciano come grande attrattore ha, come dire, sicuramente è il luogo più adeguato per poter svolgere anche una formazione così, come dire, particolare. Volevo ovviamente salutare gli amici presenti, quindi dall'ex presidente della provincia di Salvatore, San Martino, quindi mi collego, diciamo, a tutti i ringraziamenti e saluti fatti già da chi mi ha preceduto la concetta, quindi il redattore della Gazzetta del Mezzogiorno. In studio ci sono, appunto, il regista Aldo Di Russo, Massimo Sana, il professore universitario della Basilicata, c'è la museologa della Galleria Borghese di Roma, Giannone, e vedo anche il presidente del forum delle associazioni Marcello, che ovviamente saluto. Io non voglio, diciamo, anche perché i tempi non ce lo consentirebbero, forse non sarei neanche la figura più adeguata per rappresentare tutto quello che è stato fatto adesso. Io, la presenza di Vito Lucia, il nostro assessore, insomma, che ha seguito puntualmente con la comunità montana tutto questo percorso, sicuramente nel corso dei precedenti incontri che abbiamo fatto con il seminario, ha ben rappresentato l'amministrazione e
puntualmente ha definito tutte quelle che sono state le varie fasi che hanno caratterizzato questo importante percorso. Quindi, per cui evito, diciamo, di entrare nel dettaglio. Io semplicemente questo, io credo che l'amministrazione comunale abbia, come dire, provato ad investire, quindi con la comunità montana, il ringraziamento particolare ovviamente Marcello per considerare la regione Basilicata per aver finanziato completamente questa importante opera, quindi circa 2 milioni di euro quasi spesi nel corso, diciamo, di questi anni, quindi abbia, come dire, investito su quelle che sono le strutture, quelle più tecnologicamente specializzate, appunto, che hanno permesso l'intenzione, diciamo, di due cose fondamentali, poi di fatto, quindi la rappresentazione museale, quindi questo museo narrante, e questo aspetto, diciamo, multivisivo che abbiamo avuto modo, salendo, quindi percorrendo, diciamo, anche le parti perimetrali del castello, abbiamo avuto modo di apprezzare anche velocemente questa straordinaria, diciamo, rappresentazione multivisiva in 3D, cui ovviamente un plauso particolare va anche a Unicittà e a Cinecittà, per aver, come dire, incanalato questo percorso appunto in questa direzione. Io credo che proprio questa innovazione tecnologica porta a ripercorrere la storia in modo diverso, in modo innovativo, cioè tramite proprio un vero e proprio spettacolo, perché questo è uno spettacolo straordinario. Quindi volevo solo fare queste due brevi considerazioni. Invece la cosa più che, come dire, mi in questo momento assessore, amico Marcello, direi anche compagno, visto il socialismo europeo che da un lato ci accomuna, volevo invece cogliere la presenza dell'assessore Pittella per far, ripeto, veramente due brevi considerazioni. La prima: la regione Basilicata ha investito nel corso degli anni per valorizzare i grandi attrattori. Non bisogna solo dare però le risorse, e credo che abbia fatto qualcosa di più. Se non si provano a mettere in rete i grandi attrattori per rendere fruibili non solo al panorama regionale, ma anche quello, diciamo, nazionale e internazionale, fai fatica a esportare fuori un prodotto straordinario. E credo che la regione Basilicata abbia investito anche con le infrastrutture. Recentemente c'è un accordo, non so se è stato siglato, anche con le province, visto che mi hai invitato anche come consigliere provinciale, circa 48 euro per l'investimento delle infrastrutture. Perché io credo che uno dei punti fondamentali sia proprio investire sulla viabilità. Se non investi sulla viabilità difficilmente riesci a collegare gli attrattori. Quindi ovviamente poi tutta una serie di attenzioni anche data rispetto a favorire gli insediamenti di strutture ricettizie. E le stesse misure previste nei GAL, in alcuni GAL almeno, dove provano, diciamo, a investire risorse pubblico-private che vanno nella direzione di mettere a sistema a rete appunto i grandi attrattori come questo, io credo che sia una sfida importante. Io penso che la regione Basilicata debba, soprattutto in questo momento di crisi e di difficoltà, mettere a valore sempre di più le poche risorse che ha, e credo che metterle, appunto, investirle con queste direttrici sia, assessore, una cosa fondamentale. Quindi un plauso va al lavoro che è stato fatto e che so che tu stai continuando, diciamo, a fare. Concludo, anche per attenermi un pochettino a quello che è il corso e quello che state facendo. Ormai siete quasi, lo ricordava prima Concetto, quasi alla fine di questo percorso formativo. Io credo che la regione Basilicata debba essere attenzionata, quindi non solo su questo corso, ma tutti quelli che sono stati i vari corsi fatti nel reddito ponte, perché se parliamo di alta formazione, insomma, in senso più ampio, io credo che l'attenzione deve essere abbastanza ampia. Dico questo per un aspetto: dopo la parte terminale, diciamo, formativa, ci saranno gli stage delle varie aziende, strutture. Immaginare a valorizzare i giovani e dargli un'opportunità di crescita è una anche possibile collocazione nel mondo lavorativo. Io credo che sia importante, assessore. E immagino che le misure che sono state previste, se ricordate voi i voucher, la premialità, quei famosi 10.000 euro che almeno erano previsti nel bando del reddito ponte, io mi auguro che la regione Basilicata sia in grado di riconfermarle con criteri, con regole certe, quindi spendibili in un certo modo. Quindi, assessore, pur non avendo tu una delega sulla cultura, quindi lo capisco, l'invito è quello di trasferire, quindi al presidente Filippo, che non c'è questa mattina, che salutiamo ovviamente, e l'invito è quello di trasferire all'assessore Viti, diciamo, la necessità di investire ulteriormente realmente sui giovani.
tra virgolette costruito, quindi con questi partner sul territorio, e l'esperienza formativa anche con una, fatta con una chiave moderna, con una chiave moderna, perché c'è un recupero della memoria storica con un sistema multimediale straordinario. Io credo che queste cose, per portare un frutto, debbano andare a prendere nella valutazione che dicevo io, dare una, almeno una speranza al tessuto giovanile. Quindi, assessore, l'invito che io faccio è semplicemente questo, atteso, ripeto, che tante cose sono state fatte, quindi noi amministratori, Vito, lo possiamo, diciamo, sottolineare, dobbiamo prendere atto, diciamo, di una grande sensibilità della regione Basilicata, quindi un qualcosa che evitiamo di fare, così come si è fatto per esempio con il POIS. Si danno risorse per la realizzazione di tante strutture, non si danno risorse poi per la gestione delle stesse. Quindi proviamo a dare un contributo in più, assessore, capendo che viviamo un momento forse quello storico più difficile dell'intero paese, però voglio dire, credo che uno sforzo può essere sicuramente fatto. Grazie, assessore. Giornata, la vostra, insomma, conclusiva rispetto ad un percorso formativo didattico, e che se ce lo auguriamo ovviamente apre, diciamo, si apre ad uno scenario anche di intrapresa piuttosto interessante come esperimento in Regione Basilicata. E venendo e anche visitando, questo è un luogo di eccellenza, di bellezza straordinaria, anche per come magistralmente è stato, diciamo, reso flessibile con strumenti molto moderni alla lettura, al ripercorrere la storia per l'utente, per il turista, per chi ne vuole usufruire di questa straordinaria ricchezza. E allora ci sono tre aspetti concetti. Sono persona illuminata di questa nostra regione, mi rivolgo a te per rivolgermi ovviamente a tutti i presenti, ai relatori, alle illustre persone, autorità del campo, per riflettere su tre aspetti, peraltro anche ripresi da Ivan, che è una persona molto capace e molto arguta nel suo ragionamento, ce ne ha consegnato alcuni. Il primo: la vocazione turistica e quanto la Regione Basilicata e le istituzioni lucane sono persuase di percorrere, o meglio, di assumere su di sé l'idea della straordinaria vocazione spinta sul turismo che la Regione Basilicata, cioè il territorio regionale, possiede. A questo collegherei sostanzialmente come, in che modo noi non solo valorizziamo ciò che è il patrimonio, rappresenta il patrimonio di bellezze storico, monumentali, museali, di cultura, ma non solo, anche di ambiente, di natura, di mare, eccetera. Cioè i vari turismi, per come si esprimono, come li valorizziamo, come li sosteniamo, poi come li manteniamo, come, diciamo, facciamo diventare quei luoghi messi a valore attraverso anche dispiego di risorse significative da parte della Regione Basilicata, comunque degli enti pubblici, e poi facciamo, diciamo, li rendiamo, diciamo, fruibili dai cittadini, visitabili, e nello stesso tempo facciamo diventare quella un'occasione per recuperare storia, cultura, tradizioni, preservare anche occupazione. C'è un secondo aspetto che è tutto legato alla proposizione e al ruolo importantissimo, a mio giudizio, determinante per i prossimi anni e per la prossima programmazione 2014-2020, che è il privato. Come il privato in Basilicata, nel settore dei turismi, diciamo, si propone per occupare un ruolo, diciamo, di grande motore o copartecipe di un'azione combinata tra enti pubblici, istituzioni pubbliche e intrapresa privata, perché senza quel pezzo io ho timore che non ce la si fa.
Faccio solo un esempio, lo dico alle ragazze. In Basilicata un consorzio di secondo livello che gestisce l'offerta turistica non esiste. È un consorzio di secondo livello, ma mi viene quella come idea, diciamo, ma potrebbe essere anche un'altra. E comunque la gestione, diciamo, dei turismi in Basilicata, di tutto ciò che noi siamo riusciti a mettere in campo nel flusso, diciamo così, di andata e di ritorno, per comprenderci, non c'è soggetto che lo gestisce e non può essere il pubblico a farlo. Il pubblico deve fermarsi a un certo punto e deve ovviamente creare i presupposti e anche offrire gli strumenti a chi si autopropone, o chi si propone meglio in una forma associativa e consortile. Ed ecco perché io pensavo, se volete, anche in maniera provocatoria, esattamente al consorzio secondo livello. Sabato prossimo alla Borsa del Turismo a Matera, nel pomeriggio, si presenterà, diciamo così, un po' un resoconto dei 3 anni frutto del piano turistico regionale scaduto ad agosto, che va ricostruito ovviamente nutrendosi anche delle esperienze consumate in questi 3 anni, anche questa, degli avanzamenti che nel settore del turismo noi abbiamo fatto nelle varie forme, nelle varie espressioni. E una delle provocazioni che noi lanceremo, salute permettendo, è esattamente quella del consorzio di secondo livello, o comunque un appello all'intrapresa, all'autoimpresa, voglio dire, attraverso le forme da sostenere che la Regione Basilicata può mettere in campo, penso allo spin-off, allo start-up, per questi settori, se nella programmazione 2014-2020 noi saremo bravi da recuperare spazi per queste opportunità. La terza è come riflessione, è come il pubblico, gli enti, IVAN, il mondo delle istituzioni, diciamo, oltre la Regione Basilicata, a valle, pensa di poter creare sinergie e sintesi rispetto, diciamo, a tante piccole o grandi sovrastrutture che nel tempo la politica, attenzione, anche sulla spinta dei cittadini, ha messo su e che oggi ovviamente dobbiamo portare necessariamente, come voglio dire, ad una sorta di scheda web compressa, no? Sintetizzata. E noi abbiamo bisogno di farlo, non siamo più nelle condizioni di reggere. Questo vale tanto per le comunità locali, vale tanto per le unioni dei comuni, ovviamente, a cui noi ambiamo, è che la cultura per metterci insieme ancora non c'è. E probabilmente chi mi sta di fronte ha la freschezza e, se volete, anche la verginità per darci, per imprimere alla politica che sta da quest'altra parte, una spinta per fare determinate cose. Diversamente noi rischiamo di non farcela e sappiamo perfettamente bene che mettere insieme, diciamo, in una concertazione la programmazione di un ente regionale, l'APT che programma, le province che programmano, i gallo, i leader che programmano, le associazioni o i singoli comuni che programmano. Allora noi abbiamo bisogno esattamente di far rete, di fare sistema e di creare, diciamo, di costruire meccanismi di priorità e attraverso quelle priorità puntare esattamente. Io dico spesso, lo dico al comune di mia appartenenza, che è Lauria, che è stata dall'altra parte, però dire, mettiti insieme agli altri comuni, fai l'associazione dei comuni sui turismi, perché c'è una vocazione che è quella religiosa, perché c'è Maratea che può rappresentare, diciamo così, una piccola locomotiva per il mare, ma anche per l'outdoor, per intenderci, no? Perché c'è delle pareti da scalata, da arrampicata. Io sono stato ad Arco di Trento, so che cosa hanno realizzato ad Arco di Trento. Per cui tu, se vai lì, diciamo, molti ci saranno stati, mentre prendi un caffè ti accorgi, alzando la testa, che c'è qualcuno che si arrampica su una montagna. E il 50, più del 50% del PIL di Arco di Trento si regge sull'arrampicata. Allora, noi Regione Basilicata siamo in grado di costruire un sistema, Mimmo, che sul turismo costruisca, amplia, diciamo così, il suo PIL, attenzione, non solo per un fatto economico, finanziario, è chiaro,
ed occupazionale, pur alla sua rilevanza, ma perché insieme a quello tu recuperi storie, tradizioni, preservi il tuo patrimonio, fai diventare questa una regione eterna e probabilmente anche molto più ferma sulle gambe rispetto allo tsunami della riorganizzazione sociale su scala nazionale, su scala internazionale. Io penso che questo sia il ragionamento che noi dovremmo tentare di fare. Queste sono le tre considerazioni che ho fatto salendo le scale e visitando questa bellezza rara. È evidente che a questo noi dobbiamo metterci il nuovo piano turistico, e io mi vorrò nutrire del parere degli esperti. Io non sono un tuttologo, io faccio il medico e sono un ecografista, quindi voi mi dovete anche comprendere e perdonare se sono spesso inesatto, e però noi insomma dobbiamo avere la flessibilità nel nostro DNA per capire che abbiamo bisogno di nutrirci del docente di archeologia per capire esattamente in Basilicata tutti i siti di interesse, come possiamo cercare di metterli a sistema insieme alla sovrintendenza. Io faccio solo un esempio e penso che questo ragionamento in un tavolo allargato dobbiamo tentare di farlo. Io mi proporrò di farlo e ho già anche fatto per altri aspetti, coinvolgendo i parchi regionali e nazionali, coinvolgendo i leader, cosa che dovrò esattamente riprendere. A questo io aggiungerei, quindi oltre al piano turistico, aggiungerei, Ivan, come noi, diciamo, con le autonomie locali costruiamo rispetto alla nuova programmazione, non ne avremo altri appelli, anche di risorse finanziarie, 2014-2020, dopodiché il nostro destino, diciamo così, è un po' segnato. Per cui o noi intercettiamo insieme i vari livelli istituzionali, le priorità, per cui cose che non stanno nella nostra programmazione non si devono fare, perché non si possono fare. E dobbiamo iniziare a dire di no. E dobbiamo puntare esattamente sulle straordinarie vocazioni. Se noi riusciamo a fare questo, allora avremo. Se noi ci facciamo imbrigliare nei meccanismi purtroppo propri della politica, che ha determinato quei meccanismi che hanno determinato questo distacco, non questo qui, diciamo, ma quello che viviamo quotidianamente, per cui l'indice è puntato anche a torto, a volte a ragione, a volte a torto, contro di noi, per cui molti esempi non sono stati molto buoni. Se noi interrogassimo le persone, cioè, che cos'è la politica, non ne parliamo, io dico forse abbiamo bisogno di, con un po' d'esempi, con loro stimolo, con la loro responsabilità, essere in grado di dare loro una risposta e dire potete crederci, anzi potete impegnarvi e potete essere anche voi a sostituire noi facendo meglio. E chiudo ovviamente dicendo, è cambiato il turismo, è cambiata la domanda, è cambiata l'offerta, molto viaggia sul web, molto viaggia sulla capacità creativa di comunicazione, della comunicazione, anche degli allestimenti, per un turista, diciamo così, che ha, diciamo, cambiato un po' la fisionomia, non è più quello sostanzialmente di un tempo fa. Allora noi abbiamo bisogno anche di fletterci rispetto a questa nuova domanda e costruire insieme, a partire da questo, da questa straordinaria creatura, per capirci, e costruire una offerta la più avanzata e anche la più, voglio dire, quella che meglio si mette in sintonia con la richiesta del pubblico. Abbiamo, in ultimo, un programma che si chiama Ultimo Miglio, direttore. Che cos'è? Noi abbiamo speso negli ultimi 10 anni in Basilicata 150 milioni di euro per adeguare, ripristinare, ristrutturare, migliorare i beni storici, monumentali, architettonici della nostra regione. Negli ultimi 10 anni. Abbiamo bisogno di recuperare nella programmazione delle risorse, a mio giudizio, indispensabili, perciò l'ultimo miglio, perché per rendere, diciamo, fruibile un museo o un bene architettonico abbiamo bisogno delle sedie che mancano perché non ce la facevamo a comprarle. Cioè gli ultimi 100.000, gli ultimi 150.000 euro. Noi abbiamo bisogno di recuperare con l'ultimo miglio, con questo programma, anche se necessario,
questa struttura, come dire, quel quid necess utile a rendere ancora più appetibile, a far lievitare il brand delle nostre strutture, dei nostri beni, e considerate che la programmazione 2007-2013 non ha tenuto dentro nessun centesimo. Tutto ciò che noi abbiamo speso e realizzato, compreso queste strutture, vengono o dai FAS o dai fondi liberati della programmazione 2000-2006. Poi abbiamo attraversato un lungo deserto, per capirci, e oggi si ripropone a piè sospinto, quando la domanda per far diventare la Basilicata un hub turistico, diciamo, dalla quale domanda non si può derogare, noi abbiamo bisogno di recuperare nuove risorse nella programmazione. È stata una battaglia sia col governo nazionale, quello che sarà, sia con l'Europa, perché questa misura possa, diciamo, diventare una misura stabile, essendo per noi acqua nel deserto. E io vi ringrazio, ho fatto lungo e lo sapevo, però alcuni spunti, soprattutto in premessa, io ci tenevo a darli, anche per tentare di aprire con le ragazze, diciamo, che insomma, una grande novità, si accingono a sfidare l'intrapresa su un settore, diciamo, complesso, complicato, ancora molto da implementare, molto da scoprire, ma che devono sapere che hanno, non da quest'altra parte, ma al loro fianco, diciamo, strutture e istituzioni che sono pronte a dare una mano, e c'è anche una volontà da parte della Regione Basilicata a tentare di fare con i vari livelli istituzionali e nutrendosi delle autorità, delle personalità del settore nei turismi, esattamente un tavolo di concertazione per avere un sistema Basilicata dal quale cogliere l'opportunità per speranza, per fiducia, anche, voglio dire, per volontà ad andare avanti. Grazie. Grazie assessore. Allora, io intanto voglio salutare Franco Di Bello, che ci ha raggiunti, uno dei pilastri di Sistema Turismo. Allora Aldo, passo la parola ad Aldo Di Lusso. Grazie. Diciamo, apriamo la seconda fase del seminario, dell'ultimo seminario, non prima di ovviamente gli interventi precedenti hanno toccato alcuni dei punti di cui abbiamo parlato in queste settimane, che al di là di quelli specificamente tecnici che abbiamo visto con le ragazze e che abbiamo affrontato in questi giorni, questi seminari hanno avuto sempre all'inizio e alla fine, scusa, io non voglio darti le spalle ma ho paura del computer, hanno avuto sempre all'inizio e alla fine uno dei momenti più interessanti nella discussione con i politici. Discussione che è stata in alcuni casi, ricordo quella col presidente, molto bella, devo dire, col presidente della provincia, col sindaco di Potenza e col presidente del Consiglio regionale, con delle punte di grande asprezza, come è corretto che sia in un dibattito. Allora, io faccio tutt'altro mestiere rispetto alla politica, però con la politica mi confronto da 30 anni, perché ovviamente faccio il cantastorie, io racconto cultura e non la racconto l'ho fatta anche con i privati, no? L'ho fatta per l'ENI, per l'ENEL, tantissimi anni. Poi ho deciso che la mia vocazione era questa, e ho cominciato a raccontare questa. Con la politica mi sono confrontato da anni. Il confronto diventa sempre più difficile, perché da una parte il divorzio tra cultura e politica è diventato totale, è uno di quei divorzi per i quali in queste condizioni d'accordo non ci si metterà mai più.
E lo è stato per un motivo molto semplice, secondo me. Oggi è facile mettere sotto la sua graticola la politica, no? perché la politica ha prodotto l'antipolitica, perché se i vari Fiorito, Penati, Lupi, come si chiamano gli altri, fossero stati scoperti dalla politica all'interno dei partiti e isolati prima che arrivasse la magistratura, probabilmente l'antipolitica non sarebbe nata. Io sono convinto del fatto che l'investimento sulla cultura è l'unica possibilità che questo paese ha di risollevarsi. Solo che mi dovete scusare se io faccio il cantastorie di mestiere e faccio un antipatico di carattere, ma non è che faccio l'antipatico di carattere perché voglia fare l'antipatico. Io faccio l'antipatico di carattere perché qualcuno le cose le deve dire. Cioè, questo paese ha bisogno, io spero che nascerà prima o poi, del bambino della favola, quello che dica che il re è nudo. Perché quando io sento parlare i politici sembra che viviamo nel mondo delle fate, dove tutto è perfetto, dove tutto è stato coordinato, dove esistono i patti e gli accordi, dove però gli accordi non producono, e se non producono ai cittadini non arriva quel foglio di carta che avete firmato. Firmatene di meno, ma fate in modo che succedano le cose. Allora, io voglio dire voglio fare alcune considerazioni. Se è vero che la cultura è il motivo, in apertura di questo convegno, durante la presentazione, feci una litigata mostruosa, te lo ricordi, Concetta, con il responsabile, di cui non ricordo il nome nel volto, però quando mi vengono di distinto mi vengono, con il responsabile della Confindustria di Basilicata, il quale è venuto a dire: io sono l'industria, io sono la Confindustria, voglio investire in questi corsi, voglio che queste cose trionfino, perché fra i nostri associati ci abbiamo tante aziende di servizi che producono alberghi, ristoranti e magliette con i gadget. E io ho semplicemente tentato di spiegare a lui che dal mio punto di vista la cultura è il motore dell'innovazione, e l'innovazione è quella che fa guadagnare l'industria. Quindi se tu sei la Confindustria devi investire in cultura per potercela fare nell'industria. E qui arrivo a un'altra nota, assessore. Possiamo provare per un momento, in questo paese non è un problema solo della Basilicata, eh? L'altro ieri ero ad una conferenza al Museo di Roma, quindi proprio nel centro della cultura, dove c'era la derivazione degli stati generali della cultura, mi hanno chiesto un intervento e io ho detto proprio questo: provate ad andare in Germania, perché a vedere come fanno, provate ad andare in Francia un po' di meno, in Germania, perché se uno vuole imparare va a vedere il paese che lo fa meglio di tutti, dove il turismo è un sottoprodotto automatico della cultura. Possibile mai che per dare valore alla cultura sembra che non ci sia altro che il turismo, che è una delle aziende e delle impostazioni più importanti di questo paese? È inutile, non lo sto negando, però se io pretendo di affrontare la cultura solo come fatto turistico, qui avete un problema serissimo. Dal mio punto di vista, io, lo sapete, vengo da più di 2 anni e vengo, mi faccio 300 chilometri perché sono innamorato di questo posto. Sto girando per comprarmi un casale qui perché ci voglio venire, quindi figuratevi quanto mi sono fatto un giro per tutti i paesetti perché dovevo scrivere delle storie. Sono stato 2 settimane in giro, sono innamorato di questo posto, ve lo dico senza problemi. Però il primo problema è che mi dovete presentare un paio di persone, perché devo fare l'antipatico fino in fondo e gli devo dire come la penso. Allora, il primo è chi ha inventato la parola attrattore, perché l'attrattore dal punto di vista fisico esiste, cioè nei campi magnetici c'è l'attrattore, no? A me mi dovete presentare chi ha inventato la parola attrattore, perché sotto la parola attrattore voi avete infilato
spettacoli di intrattenimento, giostre e momenti di cultura. Dopodiché dite, facciamo rete, ma fra che vogliamo fare rete? Cioè, quando la televisione funzionava, Berlusconi non c'era e la televisione faceva cultura, il lunedì c'era l'informazione, il martedì c'era l'intrattenimento, il mercoledì Umberto Orsini faceva i fratelli Karamazov e io sapevo perfettamente dov'era la cultura, dov'era l'intrattenimento e dov'era l'informazione. Poi, in questo paese non si è capito più nulla, perché è finita la possibilità di scegliere. Perché l'informazione è diventata intrattenimento ed è finita l'impossibilità di scegliere. Il presidente della provincia, quando è venuto qua, separatamente mi ha detto, ho visto stamattina, come si chiama il programma, che fu? Buongiorno Regione, dove mi avevano invitato per fare una cosa. E la giornalista mi ha chiesto qual è stata la soddisfazione più grande. Semplicemente gli avrei potuto dire 10.000 persone che sono entrate in questo castello e non c'erano mai state. Invece no, per me la soddisfazione più grande è stata la prologo di Lago Pesola, che mi ha detto, da quando esiste lo spettacolo, un sacco di bambini vengono a chiedere i libri su Federico. Allora, la cultura vanno aumentati gli investimenti perché produce identità. E l'identità produce turismo da solo, perché io riesco a vendere più facilmente quello che ho imparato a essere. Dopodiché io sono stato qui 8 mesi per fare le prove dello spettacolo perché, contro il parere della produzione, che ha speso 3 volte quello che avrebbe speso per delle comparse a Cinecittà, volevo che i volti, le facce fossero quelli di Lago Pesola. Ho avuto ragione, perché poi loro sono stati l'elemento trainante di questo spettacolo, ma a un certo punto mi serviva un corpo di ballo, piccolo corpo di ballo, ho trovato una ragazza che più o meno sapeva ballare, però era l'unica da sola, allora mi hanno portato in un paese qui vicino che si chiama Rapolla, dove ce n'erano altre, ho detto vabbè, mettetevi insieme e fate questa cosa. Mi hanno risposto assolutamente no. Dico, perché? Perché noi siamo di Rapolla e quella è di Lago Pesola. Voi volete fare la rete di comuni? Auguri! Auguri! L'altra cosa, oltre... No, non lo so qual è l'alternativa. L'alternativa è... Lo sa qual è? No, lo sa qual è l'alternativa? Perché poi io ho imparato che se la gente la guardi negli occhi e gli dici le cose cattive, in un primo momento s'offende, al secondo momento forse ti dà retta, perché ce la può fare. Allora, quello che ha inventato Trattori non è l'unico che vorrei conoscere. La seconda persona che vorrei conoscere è chi ha scritto la norma per la quale le ragazze uscite da qua possono fare lo stage solo in Basilicata. Perché se voi riuscite a derogare da questa norma, io vi organizzo degli stage in tutta Europa. Altrimenti auguri. Altrimenti auguri. Perché, voglio dire, allora, il problema qual è, assessore? Il problema è riuscire a fare in modo che la politica in questo settore non tenti di essere autoreferenziale. Lei l'ha detto chiaramente. Io faccio l'ecografista, ho bisogno del parere di chi fa le cose. Bene, chiedetelo questo parere, perché l'osmosi funziona. Sì, assessore, io sono felice che lei mi dica di sì, però lei mi deve spiegare per quale motivo. Io l'ho fatto 2 settimane fa perché ho fatto un lavoro in Parlamento, dopo l'inaugurazione del Presidente della Repubblica, per ringraziarlo gli ho scritto un biglietto. 6 giorni dopo mi è arrivata la risposta. Se io mando una mail a un assessore di un paese di 1.000 abitanti, non mi risponde. Questo non può dirlo, almeno quando mi risponde. No, assessore, non sto parlando di voi. No, però è la demolizione di un sistema. Non sto
demolendo il sistema, sto cercando di aiutare il sistema. Aiuto, perché potremmo dirlo per l'università, potremmo dirlo per altre, diciamo, lobby costituzionali, chiedo scusa, lobby costituzionali. Assessore, se lei vuole parlare male delle università italiane, mi invita a nozze e facciamo oggi pomeriggio. Allora, il problema qual è? Il problema qual è? Il presidente, questo castello, dal mio punto di vista, deve diventare un centro di cultura. Roberto Perpignani ha proposto al presidente della provincia di farne un centro di racconto europeo sui linguaggi delle immagini e dei suoni dei nuovi sistemi. Il presidente della provincia ha detto va bene. Aspettiamo il progetto, però non l'abbiamo ancora avuto, sono passate 3 settimane. Non ci vogliono 3 settimane, guarda. Non la devi, capito? Sulla cultura in provincia, quindi per cui immagine di che parte. Quindi il progetto arriva e questo è già una cosa. Mica so, ragazzi, ma io mica sto accusando nessuno. Io sto facendo delle proposte. Per fare chiarezza, sto facendo delle proposte costruttive, dico c'è già un sistema. Ma gli interventi di Aldo sono sempre così, no, sono uno stimolo e diciamo così. Ma l'avevi detto che è giusto pure che dia la responsabilità di una persona che prenda le scelte di questa terra. E ne vediamo. Esatto. Invece quello che mi è piaciuto molto dell'intervento dell'assessore è la sua chiarezza sul ruolo dei privati. Perché? Perché un'altra delle cose drammatiche che sta succedendo sui beni culturali in tutta Italia è quella per la quale la politica decide di fare il gestore. Siccome la politica di mestiere deve fare indirizzo e controllo, al di là dei drammi della gestione che possono essere più o meno efficienti eccetera, c'è un problema strutturale che uno non può gestire quello che lui stesso ha indirizzato e controllare quello che ha gestito, perché se no il conflitto di interessi non è roba degli altri, ce l'abbiamo tutti addosso. Quindi il ruolo dei politici è fondamentale, il ruolo dei privati è fondamentale, però il ruolo dei privati, siccome poi questo è un paese in cui i privati investono molto lentamente per ritardi strutturali importanti, parliamoci chiaro, uno dei problemi per cui i privati non investono in questo paese, io vi posso fare un lungo elenco che parte dalla Lombardia, per quanto mi riguarda attraversa il Ministero della Ricerca Scientifica e arriva alla Regione Basilicata, di fatture che sono state pagate con 2 anni e mezzo di ritardo. Ma come si fa un privato a reggere 2 anni e mezzo? Ho capito. Ho capito, non l'avete fatto ma lo so, ma lo so che blocca il sistema, ancora qui, ma io mica sto parlando di voi, io sto parlando in generale del perché poi un settore si ferma, e un settore si ferma perché si fermano i cantieri, un settore si ferma perché le aziende chiudono. Fra un po' non ci stanno più i privati, perché in questo settore qua in particolare l'unico modo per dialogare è col pubblico, e se il dialogo col pubblico si ferma è solo il pubblico che può autocostruire queste cose, perché fra un po' le aziende private di questo settore, le aziende grandi in questo settore non ci sono in Italia, non siamo in Germania. In Germania hanno fatto investimenti giganteschi consorziando aziende. Voi pensate che, ve lo dico tra le righe, mia moglie si occupa di biotecnologie e fa ricerche molto avanzate in questo settore. Un periodo sono venuti dei docenti giapponesi a Roma a imparare queste tecnologie da noi e venivano a cena ogni tanto. E una sera questo mi fa: noi abbiamo un problema politico in Giappone, cioè non sappiamo, non riusciamo a capire come fare a ridurre i tempi dall'idea alla realizzazione, all'affidamento,
diciamo, dell'idea, non riusciamo a capire come ridurre i tempi sotto i 3 mesi. Io non sapevo che rispondere. Io faccio parte, io non sono un privato che investe, no, io faccio il regista, mi chiamano dicendo abbiamo vinto questo appalto, vieni a dirigere questo oggetto, sì. Dice, quando parte? Aspetta, la prossima settimana, hanno detto un altro po', aspetta, c'è un ricorso, ma adesso andiamo al TAR, l'assessore, e quindi io vi posso raccontare, non in questo caso, perché sennò poi l'assessore se la prende con me, ma io vi posso raccontare di lavori che sono partiti anche 2 anni e mezzo dopo l'assegnazione. 2 anni e mezzo dopo l'assegnazione significa che le tecnologie impiegate in quel bando le potete buttare. Quindi occorre, e questa ha ragione lei, una pianificazione. Sostanzialmente la fine del mio discorso non vuole essere provocatorio, vuole essere parliamoci di più, perché probabilmente dai nostri racconti viene fuori una norma che voi potete fare in tempi rapidi, che risolve il problema. Cioè, quella dei low stage è eclatante, no? Perché voglio dire, io dico mandiamo in Germania, invece no, teniamole chiuse perché non devono andare al di fuori di un territorio. Che vuol dire? Cioè, la cultura è l'unica cosa che facciamo per uscire. Chiedo scusa, questa cosa, scusi, non è proprio inesatta. Non è proprio. In realtà c'è la possibilità di farlo. Oh, allora non lo sapevo io. No, comunque, cioè, giusto per... No, però scusa, sì, ma infatti, allora, magari non ci fosse. No, nel senso che la Regione Basilicata preferisce che gli stage e i tirocini vengano effettuati presso sul territorio regionale, perché in questo modo, secondo le direttive del bando, si favorisce l'occupazione in Basilicata, cioè della serie. Se uno va a fare il tirocinio in Lombardia c'è il rischio che rimanga lì e non torni, per cui la Regione Basilicata ha investito, no? E quindi non, l'occupazione non si crea sul territorio. Quindi in funzione di questa premessa, nel bando c'era la possibilità di effettuare il tirocinio al di fuori del territorio regionale, però bisognava dimostrare che comunque in regione non c'era nessuna azienda, struttura pubblica, ente che potesse comunque assicurare questa cosa. Dopodiché, quando io ho chiesto questa cosa, anche perché insomma, il sistema turismo in casa c'aveva la possibilità, perché il sistema turismo c'ha una sede a Rimini, ce l'ha in Spagna, ce l'ha in Inghilterra, quindi a noi avevamo tutto l'interesse. A me è stato risposto che era preferibile per questo motivo farlo qui, e che quindi se andava fuori era, diciamo, un'eccezione proprio se non si riusciva a farlo. Quindi questo però significava dichiarare che in questa regione non c'è nessuna struttura che è in grado di fare quello, e quindi insomma. Vabbè, allora, quindi questo era il, per esempio, la regione Sardegna ha fatto una norma molto proprio ad hoc su questo, cioè io ti do questa borsa fuori ma ti pago solo se torni, si chiamava going back, e noi abbiamo lavorato con loro perché abbiamo ospitato alcune ragazze che poi alla fine sono dovute tornare, dico dovute, per poter chiudere il percorso. Cioè, adesso io non faccio norme, per carità, dico però che noi dobbiamo in questo settore recuperare un sacco di tempo perduto. Il tempo perduto altri paesi europei lo hanno già recuperato, cioè no, non lo hanno mai perso. Quindi invece di cercare di fare, andiamo a prenderci le cose già fatte. Questo era il senso del mio discorso. Dopodiché, io però in fondo un ringraziamento ve lo devo, perché a voi e ai vostri colleghi che vi hanno preceduto e che non ho ringraziato in questo senso, perché io sono tanto abituato a fare incontri di questo tipo, soprattutto a Roma, dove non è prassi che quando interviene il tecnico di settore
il politico lo stia sentendo. E questo, devo dire, onestamente è successo solo qui. Tanto è vero che abbiamo discusso anche animatamente su queste cose. Questa terra, avete ragione su una cosa, ha delle potenzialità che altri posti non hanno. E vi dico perché. Perché le cosiddette città d'arte, anche quelle grandi, Venezia, Roma, Firenze, sono diventate, Colosseo a parte, delle centrali di vendita di paccottiglia cinese. Credetemi, sono tra i posti più degradati che io abbia visto sul pianeta. Giampaolo Sodano, ex direttore di Rai 2, seduto qui non più di 2 settimane fa, ha detto che il Colosseo a Roma è uno spartitraffico. È uno spartitraffico a tutti gli effetti, dove la gente entra, non sa neanche cosa vede, se ne va, eccetera. Quindi voi avete, rispetto alla cultura, il grande vantaggio che qui la gente ci deve venire di proposito. Perché la Lucania non è né sull'Adriatica e né sulla Tirrenia. Quindi questo paradossalmente non è uno svantaggio, cioè, voglio dire, geograficamente è così, facciamone un vantaggio, cioè creiamo per esempio dei centri studi che non hanno bisogno di centralità, come diceva Roberto l'altra volta, e questo mi impegno, questo progetto qui che mi impegno veramente in un paio di settimane, Vito, a fartelo avere, in maniera che poi facciamo scattare il cronometro e vediamo in quanto tempo se ne può parlare. Ma di queste idee, l'altro giorno sono andato a comprare gli animi. Sono entrato in una grossa azienda vinicola, che tra l'altro, episodio divertente, l'enologo mi diceva: mi dispiace che è venuto in questa stagione, perché sennò l'avrei portato al Lago Pesole a vedere uno spettacolo meraviglioso di una spia che io stavo a sentire, no? E l'ho fatto parlare fino alla fine, poi gli ho detto grazie, sono contento che ti sia piaciuto. Abbiamo parlato del vino per un sacco di tempo e poi mi ha detto: aspetti un po', dice, prima che se ne... ma io, noi abbiamo fatto un consorzio dell'Agliani, ma non ci può aiutare a fare un po' di pubblicità? Io gli ho spiegato quanto fosse inutile investire in quella che si chiama pubblicità tradizionale, perché o si investe come investe Barilla o Mulino Bianco, Vodafone, oppure non si lascia il segno di pubblicità. Ci sono altri metodi, e quindi abbiamo parlato di storie scritte da scrittori lucani che possano essere sceneggiate. C'è tutto un sistema che adesso in alcune regioni avanzate stanno mettendo a punto, parliamone, cioè le sale cinematografiche hanno necessità di convertirsi al digitale, perché fra un po' la pellicola non ci sarà. La conversione al digitale dà la possibilità a chi gestisce la cultura, siccome il gestore non gli devi toccare venerdì, sabato e domenica, no? Perché ci manda le commedie dei fighi d'India e va e campa per tutto l'anno. Ma il mercoledì c'ha la sala vuota. Il mercoledì, con la sala digitale, la cultura di un paese può diventare il momento in cui acchiappa la nicchia e la porta lì dentro a vedere una cosa che altrimenti sarebbe sparita, e quindi va a vedere come è fatto il Vulture, va a vedere Federico, ma va a vedere anche Trento, perché non è soltanto questa cultura da fare qui, siamo cittadini europei e la cittadinanza europea è una cosa che va favorita in tutti i modi possibili, se no uno continua a dirmi io sono di Rapolla e tu sei di Rapolla. Allora, che ci vuole a fare una norma del genere, visto che per convertire le sale a digitale ci vogliono i fondi europei e i fondi europei vengono destinati attraverso le regioni, invece di farle cadere a pioggia, uno dice: va bene, io ti do il fondo, il mercoledì la programmazione la decido io, tramite l'università, tramite, non lo so poi come studiarlo, però non ci vuole niente, bisogna parlarsi di più, bisogna che la cultura e la politica tornino a braccetto, come erano a braccetto quando io facevo l'università. Purtroppo è inutile che faccio finta di appartenere ad un altro mondo. Io sono figlio di Berlinguer, ero innamorato di quel periodo lì,
e in quegli anni lì la tensione civile si andava nelle sezioni del Partito Comunista, scusate se faccio, se è un ricordo d'infanzia, si andava nelle sezioni del Partito Comunista a fare cultura, non a fare politica. Dopodiché quella diventava, ormai c'è, cioè, a un certo punto la politica è diventata ingegneria e, non hanno, e i politici non hanno capito che il consenso elettorale si fonda sul consenso politico, cioè se possiedi culturalmente un paese c'hai pure la maggioranza dei voti. L'unico che l'ha capito è Berlusconi, che si è creato la sua cultura e si è creato il suo paese, è riuscito a prendere la maggioranza. Poi si era creato, sì, poi per fortuna l'abbiamo cacciato e ancora io non sono sicuro che la cacciata sia definitiva, però non dirazzi, non ma noi a farci del male siamo bravissimi. Comunque la conclusione è Freme, adesso ti do la parola. No, penso che l'infezione sia passata, non sia recuperata. No, l'infezione non è passata ed è, te lo posso assicurare, è filtrata. Io l'altra sera ho visto dei sondaggi che mi hanno spaventato. Però parliamo d'altro. Allora, assessore, io sono riuscito insieme ai colleghi che racconteranno le loro relazioni oggi, ormai a portare qui 10-15 persone di primo livello nella cultura italiana, in tutti i campi. In tutti i campi, perché non esiste più il campo, ormai si lavora soltanto ed esclusivamente in team. Volevo concludere dando la mia disponibilità e quella di tutti i colleghi che in questi giorni hanno lavorato nei seminari ad affiancarvi o a darvi una mano se vi dovesse servire, per questo castello prima di tutto, perché poi di questo stiamo parlando, perché diciamo, siamo venuti tutti, il direttore generale della fondazione della Camera dei Deputati è venuto qui, si è fatto un giro, ha detto ma io ho una mostra bellissima, non la possiamo portare qua. Cioè chi viene qua, poi il direttore di Rai 2 è venuto dicendo ma io manco non immaginavo di trovare un oggetto così bello. Ecco, il bello c'è, adesso bisogna metterci il resto, però bisogna farlo cortesemente, con pianificazioni a lungo termine, perché se noi facciamo un intervento misurato a domani, facciamo il domani e poi non sappiamo come farlo evolvere. Quindi si programma a lungo termine e poi si torna indietro. Questa è la pianificazione. Ok. Allora no. Devo capire se l'assessore voleva fare una. No, ma preferiamo non avuto. No, ma allora. Voleva aggiungere qualcosa. A seguito dell'interazione tra gli addetti, ecco, la politica, anche perché credo fino adesso non sia mai sottratta, siamo stati i primi a aver, no, credo, mitologia che rappresenta una di queste, delle ultime, diciamo, ore, Vito, sto parlando di te, rispetto all'esperienza, diciamo, no, credo che tu abbia, come dire, interagito con. Io sono abituato alle provocazioni serie di Aldo, quindi ormai sono stato sono anche alla pari, mettiamo così, va bene. Quando poi io dico che la replichiamo nei fatti, vediamoci e lavoriamo su oggetti concreti, perché entrambi siamo convinti che la cultura è l'unico motore per far crescere questo paese. Prego. No, io penso che il metodo, che questo metodo, un po' alla Barca, sia il metodo più giusto
perché ognuno possa esprimere la propria opinione, condividerla, ascoltare il pensiero degli altri. Poi la storia un po' di ognuno di noi possiede, anche la cultura e le idee di ognuno di noi, e quello che riuscirà a mettere in campo farà un po' di differenza rispetto ai luoghi comuni e alle cose che riuscirà a mettere in campo. Io penso che sia lei che io, ovviamente individuando i due mondi, ci potremo sicuramente, pur in una differenza che non è distanza, ma è diciamo, un voler arricchire la pluralità del pensiero, possiamo fare buone cose insieme. Ma non è una differenza, nel senso che... E non è una distanza. No, non è una distanza. No, non è una distanza, guarda, le do in là, perché lei l'ha detto chiaramente. Io con i colleghi facciamo una proposta, un progetto, e poi lei farà la radiografia. Ci fa l'ecografia, così è proprio il suo mestiere. Meglio di così, guarda, ci dà un offerto. Se io le dico che specialità, diciamo, di quale specialità mi occupo, lei, diciamo così, potrebbe essere un mio potenziale... Le posso dire? Mi sa che ho già dato. Caro assessore, ho paura che ho già dato. Come si dice? Sono un urologo. Ho già dato. Grazie. Grazie assessore. Solo che c'è stata una notazione al lato, questa ve la devo dire, c'è stata una notazione al lato, nome e cognome del professor Pazzoletti, che in macchina tornando a Roma mi ha detto: ma certo che i politici, quando tu li prendi singolarmente, sono geniali. Poi però il problema è che quello che capita addosso sono enorme. Oggi pomeriggio ci sarà, tra le altre cose, una relazione del professor Falzone, che non vedo forse, eccolo qua, che insegna diritto amministrativo, dice che c'entra qua, c'entra perché lui si occupa delle norme relative alla cultura. Sarebbe facilissimo, ma ha raccontato a cena, l'altra sera, delle cose assolutamente geniali che non ho mai incontrato nella pratica quotidiana. Allora facciamone tesoro, questo voglio dire. Vabbè, allora ci rivedremo presto. Grazie della visita. Sicuramente con l'altro spirito. Grazie. Allora, apriamo la parte di lezione adesso, e quindi abbiamo pensato di aprire la giornata dando la parola al padrone di casa, Federico II, Francesco. Il professor Panarelli ci racconterà, Federico, fra storia e mito. Tutti, dopo questo inizio animato, a me spetta un po' il compito di, non dico di rasserenare, ma insomma di calmare un po' gli spiriti, ma non so se poi sarà questo il risultato finale del mio intervento. Allora, in primo luogo volevo ringraziare Aldo Di Russo per avermi coinvolto in questa iniziativa con un entusiasmo contagioso, una passione che è quasi irrefrenabile, e mi ha convinto appunto ad essere qui oggi per parlarvi di Federico. E devo anche ringraziarlo perché mi ha dato l'occasione nelle settimane passate di aggirarmi un po' nelle sale del nuovo museo, e quindi di gustarmelo un po' in tranquillità le sale del nuovo allestimento, e anche di assistere alla proiezione dello spettacolo sul mondo di Federico II, su cui avrò modo anche di dire qualche cosa nella parte finale di questo intervento, e che mi ha appunto catturato anche quello, e mi ha ulteriormente convinto della opportunità di essere qui oggi. Ovviamente il titolo che mi è stato dato è molto impegnativo, perché non è pressoché pensabile che in poche decine di minuti si riesca a esaurire un tema come quello di Federico II tra mito e storia, cioè cercare di racchiudere quello che fu il profilo storico di Federico, diciamo il personaggio così come visse, in una illusione che poi non è mai raggiungibile, e quella che è stata la lettura mitica, mitizzante, mitopoietica, i termini sono tanti, del personaggio nel corso dei secoli.
il problema nodale è quello di distinguere tra storia e mito in senso lato, cioè intendendo anche sotto l'etichetta di mito il racconto, la proiezione della realtà determinata dalla soggettività di chi racconta, scrive, trascrive. Oggi, a differenza del passato, fotografa, filma la stessa realtà, è una delle questioni centrali, se non forse la questione centrale per ogni discorso storico. E non a caso ho usato l'espressione discorso storico, perché la storia di fatto è narrazione, cioè di suo comunque racconta, in qualche modo ricrea il passato, e quindi esiste da sempre per noi il problema del rapporto con le fonti, e ogni volta si vive forse nell'illusione di aver trovato la fonte che direttamente ti rimette in relazione con quello che è accaduto, ma anche quelle più moderne che apparentemente svolgono questa funzione di rapporto diretto, sapete benissimo che sono fonti anch'esse mediate, soggette a manipolazione, e che comunque esprimono una prospettiva, cioè riferimento alla fotografia o al film, alle riprese di quello che è successo, banalmente l'episodio ultimo dei candelotti lanciati su giù per il Ministero degli Interni, anche là sembra, no, la fonte che ogni storico vorrebbe avere, la ripresa di quello che è successo, in realtà sembra che anche su quello non si possa venire a capo di quel che è successo veramente, perché offre soltanto una delle possibili visioni. Ma non voglio uccidere subito tutto l'editorio lanciandomi una lezione di metodologia della ricerca storica o di teoria della storiografia, però ci tenevo a precisare almeno in apertura che la situazione di Federico, che oscilla tra storia e mito, non è poi del tutto eccezionale, ma un po' lo accomuna a tutti i personaggi forti nella storia o momenti o questioni che sono risultate particolarmente appunto forti, propulsive nella storia, non necessariamente, come dire, sul momento per una capacità rivoluzionaria. Pensate al caso dei Templari, che aprono un mito incredibile, no? Chiunque parli dei Templari pensa di poter dire di tutto di più, tutto il contrario di tutto, anche se poi in realtà non è che nel momento siano stati chissà quale forza di rompere, con la loro importanza, ma non necessariamente appunto al momento in cui l'ordine visse, cui fu estinto. Diciamo che Federico è comunque uno di quei personaggi che si distingue proprio per la grandiosità del mito e per la perseveranza, la costanza di esistenza del mito e per la attualità anche del mito stesso di Federico, cioè per il fatto che di Federico, Federico II, si continui oggi a parlare in maniera molto ampia, continua. E per dimostrare questo non ricorrerò a tutta la bibliografia su Federico II che è sterminata. Qui in Bacheca ci sono alcuni dei testi, alcuni, ma proprio qualche goccia della bibliografia su Federico II. Ci sono due lapidi che ricordano due studiosi tedeschi che hanno dedicato gran parte della loro vita a studiare Federico II, Aselhoff e Stammer. Stammer è stato ingiustamente coperto, ma appunto per avere un'idea di quanto nel corso degli anni e dei secoli Federico II abbia sempre attirato. Io faccio riferimento solo ad alcune opere recenti, recentissime, per esemplificare appunto l'attualità del mito di Federico II. Cominciamo da quello che è un po' il padrone di casa, poi in realtà non faccio il venditore di libri, che è Hubert Huben, che sapete essere stato il consulente storico per la ideazione e la realizzazione poi di tutto il progetto legato alla Ropesole, e che è uno dei più grandi specialisti di Federico II, che avrebbe sicuramente svolto meglio di me il compito oggi, essendo lui appunto autore recentissimo di questa monografia, anche di tanti altri studi più specifici su Federico stesso. Ebbene, il volume di Huben dedicato a Federico II, quindi una biografia se volete, anche se sul genere biografico in storia ormai si discute ampiamente per capire cos'è, di questa biografia un terzo è dedicata al mito di Federico, cioè
Ruben ha sentito la necessità di dedicare una buona parte della biografia di Federico II a spiegare come si sviluppa il mito di Federico II nel corso dei secoli. Ma ci sono usciti quasi contemporaneamente al volume di Ruben anche altri volumi dedicati questi proprio al mito di Federico II, di vario genere. Il primo da cui parto è che sono di autori di provenienza e formazione diversa tra di loro. Il primo, di cui vi parlo molto rapidamente, è a opera di un giornalista, Marco Brando, che è noto coautore del Corriere, eccetera, dei quotidiani pugliesi, che nel 2008 ha scritto un libro provocatorio, intelligente, che si legge con molto gusto, probabilmente molti di voi lo hanno letto, Lo strano caso di Federico II, un mito medievale della cultura nella cultura di massa, in cui Brando appunto si diverte un po' a prendere in giro, ma insomma a smontare tutta una serie di costruzioni che sono state fatte sul nome di Federico II, sulla vicenda di Federico II e sulla costruzione anche di una identità pugliese più che meridionale in questo caso. E la cosa interessante del libro di Brando, che è appunto scritto da un giornalista non specialista di storia, ma appunto persona molto intelligente, che si legge bene, convince in molte parti, e ha una prefazione, una postfazione di due storici invece molto attenti alle questioni federiciane, alle questioni medievali. La prefazione di Raffaele Licinio, collega che insegna all'Università di Bari, e la postfazione di Franco Cardini, altro storico che penso a chi non è meridionale conosce molto di più, per fondato da Licini e Cardini, ha suscitato subito reazioni. E giusto un anno dopo, il libro di Brando del 2008, nel 2009, è uscito un altro libro l'autore Renato Russo, che non penso molti di voi conoscano, è un barlettano, se non ricordo male, professore in pensione, non universitario, ma uno di quegli storici locali molto attivi che producono continuamente, che ha sentito la necessità di scrivere questo libro che si chiama Pugliesi, tutti pazzi per Federico, che è in sostanza la risposta, vorrebbe essere la risposta a Brando, in cui cerca di dimostrare come lo smontaggio del mito di Federico non funzioni, perché una serie di cose del mito di Federico sono reali, sono effettivamente valide. Devo dire molto meno convincente sotto molti punti di vista, però è interessante per capire come c'è un dialogo che continua e anche uno scontro serrato. Una delle cose più simpatiche che Russo fa è prendere un po' in giro anche il collega Licinio, perché ha un capitoletto che si chiama Lo strano caso del professor Raffaele Licinio. Perché? Perché Licinio, che si diletta a smontare il mito di Federico II, dice Russo, beh, poi è lì a essere il presidente, ed è vero, del Centro Studi Normanno Svevo di Bari, che è il centro più autorevole, se volete, dell'Italia meridionale, o perlomeno l'area pugliese, per lo studio dell'età che va dall'XI al XIII, inizio XIV secolo, e lui va a demolire quello che è il suo prodotto migliore, Federico II. E va a toccare, secondo me, un nervo scoperto, cioè interessante, una sorta di legame che vincola, se volete, lo storico ai suoi oggetti di studio, e che si ripete poi anche nelle occasioni in cui lo storico, come me in questo caso, è chiamato a parlare e discutere di iniziative che promuovono certi modi di vedere o interpretare i personaggi. Non vorrei essere equivocato, cioè trovavo interessante da parte di Russo aver messo un po' a nudo questa difficoltà, questo problema che emerge nel momento in cui io, che sono promotore di un'associazione eccetera, mi faccio anche promotore della demolizione di uno dei motivi della esistenza di quel centro di studi. L'ultimo libro in ordine di tempo, e poi la smetto con questi riferimenti, è di tutt'altro genere e viene da un collega che invece insegna all'università
anzi insegna qui all'Università della Basilicata, insegna letteratura medievale, si chiama Fulvio delle Donne. Sono due fratelli delle donne, entrambi sono medievisti, uno è Roberto, studia un'età un po' più bassa, l'altro Fulvio delle Donne, si occupa di letteratura latina medievale e è un grosso specialista anche lui proprio di Federico II e della produzione letteraria legata alla corte di Federico II. Anche lui ha sentito la necessità di scrivere un libro che si chiama Federico II, la condanna della memoria, metamorfosi di un mito. E il libro di Delle Donne viene ovviamente un po' a valle di quei testi e di tanti altri, di cui adesso non è che mi metterò a parlare, che hanno affrontato il problema del mito di Federico II. Delle Donne sceglie ovviamente un approccio diverso, perché lui è un filologo di formazione e quindi legge il mito di Federico attraverso le fonti letterarie soprattutto. Quindi comincia dalla genesi del mito, quello che lui chiama la mitogonia, quando si comincia a parlare di Federico in termini mitici, ed è interessante, ma non è neanche Delle Donne a scoprirlo, è quasi prima ancora che nasca Federico II che si possono ritrovare elementi che contribuiranno poi a costruire il mito di Federico II. Se poi fosse morto un bambino, nessuno si sarebbe mai accorto di quei riferimenti, come spesso accadeva nel Medioevo. Poi, dalla genesi del mito, passa allo sviluppo del mito, quello che lui chiama la mitotrofia, e questo accompagna molto la lettura, cioè come mano a mano si dipana nella letteratura il mito di Federico II, e poi cerca anche di verificare la capacità di Federico di essere una sorta di mito motore, cioè di essere uno di quei miti che genera, alimenta un qualcosa di veramente nuovo. Il riferimento più preciso, se volete, a questo genere di mito, un po' da medievista ci sono più abituato, è quello legato all'etnogenesi delle popolazioni barbariche. Lì in genere si identifica un re o una stirpe, quello diventa il fattore etnogenetico, gli antichisti anche su questo si muovono bene, e con la stirpe o il personaggio che genera in qualche modo una identità di popolo. Pensate a Clodoveo, ai Franchi, o lo stesso Carlo Magno con l'Europa, il padre dell'Europa spesso viene identificato con Carlo Magno, per fare riferimento a personaggi che hanno attraversato i secoli. Nel Medioevo molti poi sono rimasti a quello stadio, non entro nel dettaglio delle altre popolazioni barbariche. Ecco, per Federico II una operazione di questo genere in realtà non si dà, non esiste un popolo di Federico o un gruppo molto ampio che si riconosca in qualche modo nella eredità di Federico II, ha tutta una vicenda molto più articolata, complessa e differente. E quindi anche sul mito appunto c'è una differente gradazione. Chi ha tempo e modo si lega al libro di Delle Donne, perché poi entra anche nell'analisi della fortuna popolare di Federico II, leggendo e rileggendo tutti quei motti popolari che sono stati trascritti nel Novecento, in cui Federico II compare nei diversi comuni pugliesi in maniera positiva, negativa, cambiando ogni tanto semplicemente qualcosa, riproducendo degli schemi che vanno dall'uno all'altro, cosa che non è molto strana. In età contemporanea lo schema funziona per le barzellette. Si sanno barzellette legate al potere che nascono, si dice, con De Gaulle, De Gaulle si applicano poi a altri, insomma sì, basta che abbiano un uomo di potere di riferimento, arrivano anche a riferirsi a Berlusconi, ma non nascono con Berlusconi, è sempre la stessa in qualche modo che gira e si applica ad altri. Ecco, questi emblemi, questi motti popolari hanno un po' questa strutturazione, girano, però è interessante seguire come e perché fanno riferimento a Federico II piuttosto che ad altri. Quindi Federico, come dire, a chiusura di questa brevissima, penso breve, introduzione, è, come dire, un mito in qualche modo vivente, sicuramente attuale. Anche il luogo in cui siamo è a modo suo un monumento al mito di Federico II, perché è, o dovrebbe essere, il castello, un castello di Federico, e giusto per ricordare qualcosa che non so quanto
sia voi ancora nella memoria, questa era la sede anche di un centro studi federiciano legato al CNR, che qui è rimasto tra il 94 e il 2006 per un'idea, secondo me, corretta di Cosimo Damiano Fonseca, che era quella di mettere il centro di ricerca nel luogo appunto legato alla memoria di Federico. Poi ci sono stati tutta una serie di problemi che io conosco solo in parte, che hanno portato al ritorno di questo centro studi in una sede che è assolutamente avulsa da qualsiasi contesto di tipo culturale e che sta a Tito Scalo, nella zona industriale, e lì è rimasto. Allora, quindi non ho qui certamente bisogno di insistere ulteriormente sulla vitalità del mito di Federico. Dovrei entrare rapidamente anche a spiegare un po' come nel personaggio Federico appunto segni, simboli entrino in gioco e finiscono per segnarne il destino e costruire il mito. Per fare questo parto da un esempio, un episodio che ho già usato in altre sedi perché mi piace molto ed è parlante da tanti punti di vista. E, è un episodio che ho tratto da Goethe, il poeta, scrittore, filosofo tedesco che un po' tutti conoscete, quindi ambientato nel 1745, e nei diari Goethe a un certo punto scrive, vi leggo il passo, che lui si trovava a Vienna nel giorno della incoronazione dell'imperatore e dice: era tornato l'imperatore dal Duomo, quindi siamo un imperatore dell'impero austro-ungarico, tutt'altra vicenda. Era tornato dal Duomo nel suo strano vestito, presentandosi quasi come uno spettro di Carlo Magno. Egli, quasi scherzando, aveva alzato verso la consorte Maria Teresa, questa la conoscete tutti almeno di fama, le sue mani per mostrarle il pomo imperiale, lo scettro e i guanti meravigliosi. L'imperatrice scoppiò in una risata interminabile. Quando però l'imperatrice, per salutare il consorte, aveva agitato il fazzoletto, gridandogli un evviva ad alta voce, tutto il popolo era scoppiato in un immenso applauso entusiastico e le voci di gioia non vollero più tacere. Questa è la descrizione che fa Goethe. Se vi chiederete che c'entra con Federico II, c'entra molto in realtà. Perché nella risata liberatrice un po' di Maria Teresa di fronte al marito bardato in quel modo, c'è anche un modo diverso che è quello moderno di guardare certi segni e certi simboli. Perché certi segni e certi simboli da parte del sovrano illuminato, questo forse è meglio precisarlo prima, Maria Teresa ride, la folla applaude ancora, è felice e contenta di vedere l'imperatore in quel vestito. Ma com'era vestito l'imperatore? Perché Goethe, che sicuramente non era uno sprovveduto, non capisce neanche lui che cosa ha di fronte e dice: sembra lo spettro di Carlo Magno, cioè è convinto anche lui che l'imperatore del Settecento ci abbia addosso i vestiti che usava Carlo Magno. In realtà quello che l'imperatore ha addosso ha tutt'altra provenienza. Il pomo imperiale e lo scettro erano effettivamente eredità degli imperatori di Sassonia, quindi vengono dal X-XI secolo. Ma il mantello rosso, io purtroppo non sapevo della proiezione, quindi non ho portato, solo sulla penna, un bel quadro di un pittore austriaco del Settecento che riprende proprio, come se fosse la fotografia dell'imperatore vestito per l'incoronazione, e si vede benissimo il mantello. Quel mantello è il magnifico mantello rosso che proveniva dal Tiraz, dall'industria tessile di Ruggero II di Altavilla, cioè veniva da Palermo, che era Ruggero II, ricorderete, il primo re di Sicilia e nonché nonno di Federico II. E non a caso i guanti, che sono quelli che si vedono all'inizio, se non mi ricordo male, dello spettacolo, giustamente quando c'è la proiezione, i guanti sono i guanti di Federico II, così come le scarpe in vitello e seta che l'imperatore indossa, e un'altra serie di piccole
piccoli arredi che l'imperatore porta, l'imperatore Francesco Giuseppe, che erano di Federico II. Quindi una gran parte dell'abbigliamento per la incoronazione degli imperatori di Asburgo in realtà è appunto un abbigliamento che viene non da Carlo Magno, non viene dagli Ottoni, ma viene dalla Sicilia, dal sud, e da Federico II, perché Federico II è il primo che mette insieme nella sua persona questi segni, sono quei segni anche del potere, tutti insieme, sul mantello di Federico II, sul mantello di Ruggero II, scusate, sono fatti grandi studi per spiegare tutto il significato di quello che viene lì rappresentato, cammelli, leone, palle, descrizione cufica, sono molto interessanti. Però quello che voglio sottolineare è il fatto che Federico II, che unifica un po' questi oggetti, li utilizza per la sua incoronazione e in qualche modo li trasmette ai suoi successori e vengono utilizzati praticamente fino alla Rivoluzione francese. Ed è grazie a questo che voi sono giunti sino a noi, quindi chi vuole quando va a Vienna, anzi vi esorto, se ci siete stati, se non ci siete andati e quando ci andrete, ad andare a questi storici musei e a andarli a vedere, perché sono impressionanti per la loro bellezza, soprattutto il mantello di Ruggero, che è un ricordo che resta. Allora, la lunga durata delle scelte simboliche che erano state operate da Federico II di per sé già costituisce una conferma, se volete, delle capacità che erano proprie dello stesso imperatore di individuare quegli ingredienti che erano da mettere poi a frutto nella costruzione di una efficace immagine del potere, di una trasmissione poi di questa immagine. E qui c'è, come vi ho già detto, una fusione di elementi che erano ereditati dal passato e una capacità di innovare, rinnovandoli, mettendoli insieme, dando loro un significato diverso. E questo è un aspetto, quindi capacità di operare in questa direzione utilizzando segni del passato, mettendoli insieme e trasferendoli ancora al futuro. Però ovviamente non si governa, non si diventa un grande imperatore solo con segni simboli, quelli aiutano sicuramente, ma non esauriscono tutto il lavoro dell'imperatore. C'è dietro l'azione di Federico II oppure tutta un'azione di governo su cui ovviamente non posso fermarmi, altrimenti dovremmo restare tutta la giornata a parlare. E ricordo solo un esempio, il primo, che dà in qualche modo l'idea della, appunto di questa ambivalenza sempre tra conservazione e innovazione, cioè quello che Federico II fa nel momento in cui nel 1220 rientra in Italia meridionale, qui era stato per 8 anni fuori in Germania, dopo essere diventato maggiorenne, per rivendicare i suoi diritti in Germania, poi nel 20 rientra prima a Roma dove si fa incoronare imperatore, poi in Italia meridionale in un regno che in sostanza era rimasto terra di nessuno per 30 anni, questo era il dato di fatto. E lì emana una Costituzione famosa, in cui chiede, o meglio, in cui promette di restituire, perché sembra positiva la cosa, di restituire a tutti i potenti del regno, quindi gli ecclesiastici come i laici, traduco direttamente dal latino, tutti i buoni usi e le consuetudini che erano, con cui erano soliti vivere al tempo di re Guglielmo II. Guglielmo II era stato l'ultimo sovrano che avesse retto per un periodo di tempo abbastanza lungo e non contrastato il regno, morto nel 1189. E non a caso appunto Federico sceglie quello come punto di riferimento, perché l'età di Guglielmo II era un'età ancora regolata, tranquilla, dopo di lui comincia il caos, ed è vero. E proprio con quella scelta però, come dire, Federico II costruisce egli stesso, comincia a costruire un mito che è quello del buon Guglielmo II, per cui nella memoria meridionale e nella storiografia velocemente
si costruisce la contrapposizione tra il cattivo Guglielmo I, il buon Guglielmo II, perché Guglielmo II era quello sotto cui si viveva correttamente, le consuetudini di Guglielmo II erano quelle giuste. Questo per spiegare un po' come nascono poi certe definizioni e certe attribuzioni. Ma Federico non si limitò banalmente a dire vi restituisco tutte le consuetudini. Per restituire le consuetudini chiese la verifica e la restituzione di tutti i privilegi concessi e ottenuti in quel trentennio, non si sa bene da chi, da come, sovrani correnti, usurpatori, legittimi, non legittimi. E quindi costrinse di fatto tutti i grandi del regno a ripassare da lui con i loro privilegi, farseli verificare, convalidare in qualche modo, o rifiutare se il re non li riteneva adatti, aggiungendo quasi sempre, soprattutto per gli ecclesiastici che sono quelli che ci sono rimasti, una clausola finale, anche questa, se volete, geniale, che dice salvo mandato ed ordinazione nostra. Cioè io vi confermo privilegi, concessioni, eccetera, salvo mandato e ordinazione nostra, cioè a meno che io non cambi idea, di fatto questo significa. Ed era una soluzione, se volete, geniale, non nuovissima, suo nonno Ruggero II aveva fatto già qualcosa di simile, ma non così in grande stile, che permette a Federico II di far passare tutti i grandi del regno e di rimetterli in qualche modo sotto il suo controllo, ma con la precisazione da parte di Federico II, su questo vorrei insistere, che lui non sta cambiando nulla, sta semplicemente confermando quello che già esisteva, cioè privilegi che erano già stati concessi. Lui dice non sto concedendo nulla di nuovo, non sto cambiando, sto cercando di ripristinare, perché questo è un meccanismo mentale che funziona per tutto il Medioevo, funziona anche per Federico e funziona per i suoi sudditi. Si cambia pretendendo di conservare quello che precedentemente esisteva. E esempi di innovazione nella conservazione per Federico sono tanti. Un altro che si può fare è quello della crociata di Federico II, un altro degli episodi, poi penso di fermarmi in questa carrellata di esempi, in cui Federico II viene chiamato a fare una crociata, ad assolvere quello che era un voto fatto da suo padre, fatto da suo nonno e su cui la Chiesa insiste, e lo fa in una maniera poi del tutto originale, come sapete, perché arrivato in Terra Santa ci arriva da scomunicato, che già rappresenta un'anomalia enorme per chi va a fare pellegrinaggio armato in Terra Santa, ma anche arriva quel trattato che ciclicamente viene rimesso in auge perché è di grande attualità, con Al-Kamil, con il Sultano d'Egitto, per la condivisione dei luoghi santi. Cioè, è il primo che si rende conto che tra musulmani, ebrei e cristiani è difficile che uno possa avere la meglio definitivamente su quei luoghi santi. Forse sarebbe meglio creare una sorta di città aperta, un luogo che in qualche modo è condiviso con delle regole precise. E anche questa è una intuizione geniale, secondo me, di Federico II, che paga. Che paga anche un po' con Hubris, perché nella Gerusalemme in cui lui è l'ultimo imperatore ad entrare, imperatore cristiano ad entrare, e procede a un'incoronazione a seguito della quale manda anche una lettera circolare. Sapete, non esistono i giornali, chiaramente in età medievale si usano molto le lettere circolari, lettere che vengono destinate alle altre cancellerie, che quindi hanno valore di manifesti pubblici, in cui celebra la sua incoronazione a Gerusalemme, il risultato che ha ottenuto. E ve ne leggo solo qualche passo molto breve, questa era la versione destinata al re d'Inghilterra.
portammo la corona che il Signore Onnipotente ha previsto che noi dovessimo ricevere dal trono, dalla Sua Maestà. Per la grazia speciale della Sua pietà, sempre di Cristo, ci ha mirabilmente posto sopra tutti i principi del mondo, in modo che, mentre noi tributiamo per questa tanto grande dignità che ci spetta per il diritto del Regno, sempre più risulti noto a tutti che la mano del Signore ha fatto tutto questo. Quindi è l'idea dell'imperatore, capo della cristianità, unto del Signore, che non ha nessuno sopra di sé, che resta dominante, e il Signore, dice ancora Federico, che ci ha innalzato con il corpo della salvezza nella casa di suo figlio Davide. Ci sono nella lettera, questo si va a leggere nella sua integrità, riferimenti appunto davidici, biblici, continui, paragoni con Cristo, e sono questo genere di paragoni, questo genere di linguaggio che consolida poi la falsa notizia che si diffonde tra i contemporanei e che ha avuto poi un successo straordinario nella storiografia, secondo cui Federico II avrebbe fatto nella Basilica del Santo Sepolcro un gesto impensabile per un uomo medievale, che è quello di prendere la corona e incoronarsi da solo. Atto che non si dà, cioè un imperatore medievale non si autoincorona, lo farà Napoleone, ma perché siamo in tutt'altra epoca e lui vuole segnare degli stacchi, ma questi hanno bisogno ancora della ritualità, della consacrazione, della sacralità. Infatti Federico non ci pensa, ci pensano le malelingue, ma sulla base di quello che lui in qualche modo dice, a insinuarlo nel momento in cui lo scontro poi di Federico con il papato esplode sempre più. E si potrebbe ancora leggere, ma ve lo risparmio a questo punto, l'egloga di passo di Pietro da Eboli, che è l'autore di cui parlavo prima, quello che comincia a celebrare Federico appena nato, non sapendo assolutamente che cosa mai Federico sarà o diventerà da grande, con toni che ricordano l'egloga virgiliana in cui si celebra appunto Augusto, la successione, eccetera, che poi sono stati interpretati in chiave precristiana, però lì sono dei modelli letterari che si ripetono. Pietro da Eboli, che era un grande sostenitore degli svegli del padre di Federico II, di Enrico VI, scrive su questa onda e scrive appunto celebrando la nascita di questo bambino che in qualche modo apre una nuova età dell'oro. Lui sta utilizzando uno schema abbastanza banale, se volete, però poi quello schema verrà debitamente riutilizzato per chi vorrà leggere il personaggio Federico come Messia, come l'ultimo imperatore, oppure come chi invece lo vorrà accusare di essere l'anticristo che sin da bambino ha mirato a fare cose che non avrebbe dovuto o potuto fare. Allora, un po' con questi esempi che spero non fossero troppo confusi, una simile consapevolezza del potere da parte di Federico II non apriva le porte ad una anonima azione di governo, cioè Federico non è che regna come se dovesse, come dire, fare ordinaria amministrazione, e incontra in questo suo progetto ampio di reimpostazione anche del potere, come re, come imperatore, una serie di ostacoli fortissimi. I primi e più importanti, forse determinanti, sono i comuni dell'Italia settentrionale e il papato. Sono loro quelli con cui lui si confronta più durevolmente, ed è quello che mi interessa sottolineare in questo confronto importante, non solo l'aspetto militare, vabbè, ci sta, ma anche l'aspetto della propaganda, della escalation delle parole, cioè con Federico II, questo è un caso di studio molto importante per chi si occupa anche delle questioni appunto di politica e del linguaggio politico, è uno di quei casi in cui gradualmente cresce la materia e le accuse salgono vertiginosamente di livello, come mai era successo in passato. Non è la prima volta che papato e impero si scontrano, c'era stato un altro momento epico nell'undicesimo secolo, tutti conoscono Canossa, Gregorio VII, Enrico IV, eccetera, però la durezza di linguaggio che si ha con Federico II è incomparabile con quella di Enrico IV e con quella di Gregorio VII. Siamo in un momento in cui le situazioni si stanno ancora evolvendo, tant'è
tant'è vero che Enrico IV non verrà mai deposto ufficialmente, cioè il Papa lì non si arrogherà mai il diritto di deporre veramente un imperatore, invece con Federico II lo farà Innocenzo IV, ma siamo, ripeto, in una temperie diversa politicamente, ideologicamente, diventata matura in altre direzioni. E quindi una escalation questa molto intensa, che ha una enorme responsabilità poi nella creazione del mito di Federico II, positivo o negativo, perché il mito di Federico non è necessariamente un mito positivo, è stato anche, può esserlo ancora, un mito negativo. E su questo, se vi rileggete le 40-50 pagine che Huben dedica appunto a questa trasformazione del mito, è stato fatto un buon lavoro per spiegare appunto come il personaggio viene di volta in volta piegato ad esigenze diverse, tanto che diventa poi impossibile molte volte quasi andare a separare quelli che dovrebbero essere i tratti reali, autentici del sovrano da quelli addossati prima dalla propaganda e poi dalla storiografia, dalle libellistiche di ogni sorta che si sono succedute. È un codice appunto di propaganda di grande violenza che va avanti in vita di Federico II. Un esempio da questo punto di vista interessante è il rapporto con il figlio primogenito, quello che lui aveva destinato a diventare Rex Romanorum, quello che noi propriamente traduciamo come re di Germania, e che invece gli si ribella, lui poi lo imprigiona e lo porta in Calabria e qui muore, perché è uno di quei casi in cui si è molto insistito nella propaganda antifedericiana per dimostrare la crudeltà del padre che mette in prigione il figlio e non esita a causarne di fatto la morte, e invece chi esalta il rigore della giustizia di Federico II, la sua pietà anche, perché lui è consapevole del dolore che arreca al figlio e che arreca a se stesso. Ci sono brani delle lettere in cui lui parla di questa sofferenza. Come al solito, appunto, si tratta di forzature nell'uno e nell'altro campo, perché pare poi in realtà che il povero figlio di Federico II sia stato, come dire, sottratto al mondo perché era diventato lebbroso e si sia di fatto suicidato sui monti della Calabria. Quindi è una probabile realtà, ripeto, perché in molti casi su ipotesi lavoriamo anche noi storici, ma devo dire su questo anche Hubert ha lavorato di suo autonomamente sulle fonti, sembra che effettivamente ci fosse questo problema dietro. Quindi la propaganda sì, la questione politica, quel che volete, ma poi c'è anche una sfera del privato, se volete, che viene in qualche modo anche nel Medioevo, che poco conosce la differenza che noi facciamo tra pubblico e privato, anche nel Medioevo esiste, che probabilmente tutela questo figlio, reso anche incapace dell'attività di governo, perché un leproso non poteva diventare poi re. C'era sicuramente stato anche il conflitto col padre, questo non è che voglia scagionare Federico II, però molte volte bisogna cercare di non restare prigionieri da quella che è la costruzione della propaganda su questi personaggi. Un altro esempio, qui lo ricordo giusto anche perché me ne sono occupato, è quello del possibile antagonista, poteva essere di Federico II, cioè di Guglielmo III. Guglielmo III è un personaggio che praticamente non conosce nessuno, perché è il figlio secondogenito di Tancredi d'Altavilla ed è di fatto ufficialmente Guglielmo III l'ultimo re della dinastia Altavilla. Nel 1194 il padre muore, il fratello maggiore muore, c'è la vittoria da parte del padre di Federico II, di Enrico VI, contro lo schieramento degli Altavilla che faceva capo a Tancredi defunto, e con una manovra piuttosto così ardita, dove non si rispettano i patti, tanto per parlare di patti e di accordi, Enrico VI imprigiona la madre e
Guglielmo III, la madre di Guglielmo III, la moglie di Tancredi, Guglielmo III, le sorelle, e tutta la storiografia racconta, le cronache coeve raccontano di come il padre di Federico II, con grande crudeltà, avesse fatto mutilare questo ragazzino che aveva allora 6-7 anni e imprigionare in un castello tedesco e lì l'avrebbe fatto poi morire. Salvo accertare, come ho fatto di recente, che difatti questo Guglielmo III, mutilato probabilmente lo fu, anche lì c'è una escalation delle mutilazioni nelle fonti. Si comincia col dire che venne accecato e poi le mutilazioni crescono, man mano che, come dire, passano di fonte in fonte. Ma Guglielmo III forse morì in Germania, ma fu sepolto qui vicino a Picciano. E cosa di cui si era persa completamente la memoria, ma che in un documento pontificio viene espressamente detto. Che cosa significa? Significa che Guglielmo III non era stato così annichilito e annientato, aveva ancora avuto la possibilità di disporre testamentariamente del suo corpo e dei suoi beni, che erano finiti qui vicino a Matera, perché poi c'è il vescovo che chiede di averlo da parte, se no noi non ne sapremo nulla di tutte queste vicende. Però bisogna sempre guardare, ripeto, con cautela, poi la smetto con queste questioni di storia, di interpretazione anche delle fonti, bisogna sempre stare attenti a non credere necessariamente a quello che una fonte di suo ci dice, ma cercare di contestualizzarla, capirne le ragioni. Questa è una delle lezioni base, se volete, per il Medioevo. Per il Medioevo, ma per chiunque si occupi di storia, scusate. Ma torniamo a Federico II e qualche altro piccolo appunto su Federico. Come si costruisce a grandi linee il mito di Federico e quali sono quei pilastri del mito di Federico II che reggono ancora anche nella nostra Italia, nel nostro mondo contemporaneo? A mio parere tutto gira e ruota molto, anche se leggete il libro di Brando e poi quello di Russo, su alcune formulette che definiscono Federico II. La prima è quella di Federico Stupor Mundi, Immutator Mundi, che è anche il titolo Stupor Mundi di una fortunata raccolta di saggi tedesca degli anni 60, poi rifatta negli anni 70, che ha girato molto e che ha avuto ampio successo in Germania. Questo per dire che poi in Germania anche si sono occupati di Federico II, non è il figlio negletto degli svegli. Ma che cosa significava per il Medioevo definire un imperatore un re, stupor mundi o immutato mundi? La definizione viene da un cronista monaco coevo di Federico, Matteo Paris, un gran chiacchierone pettegolo. E Matteo Paris, che è uno di quelli che ha affascinato in qualche modo, un po' tutti lo sono, anche appunto i guelfi, un po' affascinato da Federico II, quando lo definisce stupor mundi o immutator mundi, non intende fargli nessun complimento, ma intende attaccarlo e connotarlo negativamente come qualcuno che ha cercato di cambiare il mondo, è mutato il mondo, quello che noi leggiamo come un valore positivo per il contemporaneo non lo era per niente. Così come stupor mundi, che non ci piace tanto come espressione, qualcuno che riesce a stupire il mondo, in realtà ha una connotazione negativa anche questo, che riporta al mondo della magia. Stupor è da stupesco, qualcosa che ha a che fare con la manipolazione degli elementi, lo stupefacente. E quindi anche in questo l'etichetta che gli viene data è negativa. Negativa quella che legge Matteo Paris. Poi queste formulette invece hanno gradualmente acquistato, come dire, una vita propria, diventando delle definizioni che sono positive invece. Adesso tornerò su perché sono positive. Un'altra formuletta, su questa me la cavo più rapidamente, se volete, è quella di Puer Apulie. Federico II è il King di Puglia, ragazzo di Puglia, ho dato la traduzione sbagliata, il Puer Apulie, e quindi diventa l'emblema della Puglia e della pugliesità.
qui non scopro nulla di nuovo, ma dovreste saperlo un po' tutti anche, nel Medioevo, nell'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo, chi voleva parlare, stando fuori d'Italia, dell'Italia meridionale, aveva a disposizione dei vocaboli che non erano Mezzogiorno, non era Sud Italia, perché non esistevano, ma utilizzava formule come appunto Apulia o Calabria in qualche caso, ma con Apulia si intendeva in sostanza il Mezzogiorno. Quindi quando i tedeschi si vedono arrivare questo ragazzino dal sud d'Italia nel 1208, comincia ad andare in Germania, lo definiscono appunto come un ragazzo che viene dal sud, non viene dalla Puglia, anche perché Federico allora in Puglia non c'era praticamente mai stato, era stato in Sicilia, se proprio vogliamo. E però, come dire, Puera Puglie, che per i contemporanei significava il ragazzo del sud, diventa poi, mano a mano, e nel contemporaneo lo è sicuramente, il puer della Puglia, il ragazzo della Puglia, e quindi diventa uno degli emblemi, quelli che possono fare l'identità, come dire, di una comunità in maniera che è abbastanza così, discutibile. L'altra etichetta che trovate appiccicata un po' a Federico II, che la insegue soprattutto per noi, è quello di essere stato il primo sovrano moderno, il primo vero re, secondo l'immagine, un modo di operare moderno. La origine di questa definizione di Federico come primo sovrano moderno, così come quella del regno normanno-svevo come primo stato modello, è in Jacob Burckhardt, studioso tedesco della seconda metà dell'Ottocento, il romanticismo, che nel suo volume dedicato alla cultura del Rinascimento in Italia, appunto, si occupa anche di Federico e lo definisce in quel modo. Anche in questo caso, Burckhardt non voleva fare un complimento a Federico II, perché Burckhardt è invece teso a valorizzare le modalità di governo, le modalità di azione degli imperatori medievali. Quindi Federico è uno che gli sembra rompere con una tradizione che lui invece in qualche modo vuole valorizzare e andare ad esaltare. E quella che in Burckhardt nasceva quasi come una connotazione negativa è stata invece colta al volo e serve a identificare Federico II come appunto un imperatore che crea la figura positiva di un nuovo sovrano, sovrano che è un sovrano quasi assoluto, che prefigura i monarchi che verranno poi nel 600-700. Ma anche in questo caso, come in quello precedente, è evidente come c'è uno slittamento di valori e di interpretazioni, cioè quella novità, quell'apprezzamento progressivo che noi diamo come moderni alla capacità di cambiare, alla capacità di innovare, alla capacità di fare qualcosa di nuovo, perché qua oggi se dovessi riprendere tutto quello che è stato detto dai politici, eccetera, no, sempre facciamo tutti ormai costituzionalmente riferimento alla innovazione, qualcosa che deve essere cambiata e tutto comincia con innovazione, cambiamento, eccetera. Ecco, abbiamo applicato questa nostra positività a un modo di vedere che invece era negativo dei contemporanei. E con questo non voglio dire che tutto quello che poi diciamo di Federico II è sbagliato, perché evidentemente anche i contemporanei, come dire, percepivano che c'era un qualcosa che cambiava nella personalità di Federico II, ma è diverso il modo di leggerlo. Per noi positivo, per loro negativo. E peraltro in questa positività e negatività, ripeto, Federico è poi impigliato completamente a causa di quella guerra di propaganda di cui lui è artefice, vittima, motore, insomma lui è quello di cui si può dire tutto, è il motto della Sibilla riferito a lui, vivit et non vivit, è proprio quello che meglio traduce la possibilità di dire una cosa e il contrario della stessa. E quindi con un personaggio che ha tutti questi sfilacciamenti un po',
queste possibili aperture di interpretazione, è chiaro che lo storico nei secoli si è applicato con grande diligenza, perché poteva e ha fatto di questo in realtà applicare, come sempre succede poi ogni volta che ci si occupa di un argomento storico, ma qui con maggiore, come dire, disponibilità della fonte, poteva applicare quelli che sono problemi, temi e questioni del presente, proiettarle sul personaggio Federico II. L'esempio più eclatante, io non ve l'ho portato in libri perché sennò avevo pesi incredibili, è quello del biografo per eccellenza di Federico II, che non so quanti di voi abbiano letto o siano riusciti a leggere, che è Ernst Kantorowicz. E Kantorowicz è, se volete, l'incarnazione del dilemma di Federico II. Lui nel 1927 scrive questa biografia geniale di Federico II, qualche anno dopo aggiunge le note alla biografia, quelle che danno la scientificità della trattazione, poi, siccome è ebreo tedesco, deve fuggire dalla Germania e dopo la Seconda Guerra Mondiale, da ebreo, ritratta addirittura quel libro, perché era il libro che andava un po' per la maggiore tra i gerarchi nazisti come esempio realizzato di storiografia su un superuomo, quale era Federico II, modello della germanicità a cui dovevano ispirare i grandi gerarchi del mondo nazista. Cioè un destino completamente diverso a quello che era la premessa di Kantorowicz, e che appunto vi dice anche il dramma a cui può dar vita l'interpretazione di questo personaggio. E la cosa ancora più curiosa è che se Kantorowicz era ebreo con questa storia molto travagliata alle sue spalle, chi si è preoccupato una ventina di anni fa di scrivere una biografia di Federico II che fosse nelle intenzioni, come dire, lo smontaggio della biografia di Federico II fatta da Kantorowicz, è stato David Abulafia, un altro ebreo. Quindi resta un po' questo modo un po' viscerale di vedere la figura di Federico II, nel bene e nel male, nell'ambito anche di una certa tradizione di cultura e problematica del mondo della cultura ebraica. Cioè, non è casuale, secondo me, che si sia Abulafia lanciato in questo. La sua biografia di Federico II ha come sottotitolo polemico Un imperatore medievale. Come sapete, la scelta dell'articolo indeterminativo è quello che vuole dare la cifra, cioè l'interpretazione di Federico II. Ora cerco di chiudere questa lunga discussione, conversazione su Federico II, e di andare anche un po' a parlare di quello di cui Aldo Di Lusso mi aveva, su quello su cui Aldo Di Lusso mi aveva un po' sollecitato anche a riflettere, cioè a come il mito di Federico e anche la ricerca storica, la produzione storica, poi entri in rapporto con la con operazioni simili a quella che qui alla Copesole sono state operate, che poi non sono state solo fatte qui alla Copesole, qui in relazione a Federico II, ma se ne possono trovare. Quindi guardare un po' i problemi della divulgazione, della comunicazione dei contenuti, se volete, storici, se vogliamo fare una divaricazione per semplificare un po' il discorso. E su questo sarò forse un po' anche polemico e tranchant, perché devo ammettere che la comunicazione, cioè quello che poi viene fatto in situazioni come questa, ha una responsabilità enorme nella creazione di conoscenza in relazione a personaggi o a problemi storici. Perché nella gran parte dei casi è, se non l'unica, una di quelle che costruiscono l'esperienza in relazione ad una persona. Cioè, voglio dire,
il visitatore di un museo o chi partecipa a uno spettacolo, chi guarda un filmato o chi vede un cartone animato a carattere storico, c'è anche quello, molte volte porta in memoria soprattutto questo, piuttosto che magari quello che ha sentito dire da un professore o nelle aule della scuola o nelle aule dell'università. E questo processo, poi ci sarà chi ne parlerà con maggiore esperienza dopo di me, anche nel pomeriggio, però è palpabile. Io vengo fresco dagli esami fatti adesso in università per l'ammissione ai tirocini formativi attivi. Penso che la gran parte di voi non sa, per sua fortuna, neanche cosa sono, ma sono le prove di accesso fatte per permettere, per selezionare i laureati che poi possono accedere finalmente al tirocinio per diventare insegnanti, perché quando diventeranno insegnanti non si sa, non entro in queste questioni. Quello che volevo sottolineare di questa esperienza come commissario è che lì abbiamo dato, c'erano dei test sciagurati fatti dal ministero, del tutto dozionistici, e lasciamoli perdere, poi c'era anche una prova scritta dove dovevamo dare degli argomenti di storia, di filosofia per i candidati. Per storia mi sono avventurato a dare un tema che ritenevo anche molto facile sulla stregoneria, sulla caccia alle streghe tra Medioevo e l'età moderna. Tenete conto che avevo limitato il campo al Medioevo e all'età moderna, cioè i candidati sapevano di dover studiare solo la storia medievale e moderna. Allora, la caccia alle streghe è un episodio abbastanza, un fenomeno abbastanza ben delimitato nella storia europea. La cosa interessante è che quasi tutti i candidati, a parte non aver centrato il problema, cioè non aver capito quanto sia molto più moderno che non medievale la caccia alle streghe, hanno messo due esempi di streghe. Uno è il ruolo della strega del nome della rosa. L'altro, Giovanna d'Arco. Allora, nessuna delle due è finita proprio come strega. E la cosa più curiosa è quella del nome della rosa. Perché nel nome della rosa, forse vi ricorderete, perché all'epoca suscitò anche polemiche questa questione, nel libro Umberto Eco, la serva che parte, che se la fa col monaco, eccetera, eccetera, viene imprigionata, ma poi non se ne sa più niente, non viene né condannata, né tantomeno messa a rotto, perché Eco, non è certamente uno sprovveduto, sa che all'inizio del 300 non c'è ancora caccia alle streghe, quindi non si mette a rogo una donna, non ci pensava neanche a questa cosa. Il film di Arnaud, fatto sull'omonimo successo del romanzo, invece mette sul rogo la donna, quindi fa salvare perché ci vuole le piede, va bene, però fa una forzatura sulla trama narrativa. E perché la fa? Perché, secondo me, deve venire incontro a quello che il pubblico si aspetta. Il pubblico va a vedere una cosa sul Medioevo trecentesco, si aspetta di vedere un rogo della strega e il regista gliela dà. Poco importa che pure il regista in quel caso, se non ricordo male, aveva le goffe addirittura come consulente storico, cioè non proprio l'ultimo minuto. Però si forza, lì si bruciano le tappe, la donna viene condannata dall'inquisitore rapidamente, cosa che non poteva più avvenire, viene messa al rogo e vabbè, ripeto, si salva. Ora, lì era stata fatta una forzatura, questa forzatura si è trasmessa a quelli che dovrebbero essere degli uomini, dei giovani molto ben acculturati, cioè non dovrebbe essere quella la loro fonte, come dire, di notizia e di istruzione, i libri. Guardate che se prendete un manuale di scuola superiore sono dedicate 20, 30, 40 pagine alla caccia delle streghe. È un argomento che ancora prende, però evidentemente da lì non si memorizza, si memorizza il film. L'altra, Giovanna d'Arco, ha una storia forse meno chiara di questa, però sapete che non viene condannata per stregoneria, peraltro non ci riescono, però anche lì gioca molto la sovrapposizione film, di immagini di film, lì ce n'è più di uno su Giovanna d'Arco, e anche di immagini, fotografie, eccetera, in cui Giovanna d'Arco è messa a rogo. E ovviamente, purtroppo, per lo studente, per il laureato, rogo di una donna equivale a strega messa a rogo, equivale a caccia alle streghe.
Cioè questo poi è il risultato finale. E insomma questo per dirvi come poi bisogna sempre molto stare attenti a quello che viene rappresentato. Qui non era il caso, ripeto, dirò però qualche cosina ancora perché la scelta è stata molto attenta. Ci sono delle attenzioni quasi maniacali a un certo punto su alcuni dettagli, però ripeto, stiamo sempre attenti anche voi se andrete effettivamente a fare questo mestiere, perché quel che resta di queste visioni resta veramente nella mente di chi l'ha visto. Penso che nessuno di voi sia in grado di separare l'immagine di Riccardo Goldileone, di Giovanni Senzaterra, da Robin Hood di Walt Disney. Tutti sono più o meno cresciuti con quella immagine, vai a sradicarla poi. Non è del tutto sbagliata, ma non è certo quella. E un altro piccolo episodio che vi posso anche raccontare, adesso in chiusura per alleggerire, perché nelle rappresentazioni che si fanno nei multimediali bisogna anche non sottovalutare le capacità dell'utente. Parlo dell'utente medio o di quello a cui ci si vuole rivolgere, non di me, dello storico, poi dirò qualche cosa come specialista. Io mi sono molto divertito con i miei figli in Inghilterra un paio di anni fa, perché diciamo che in linea di massima i castelli, i musei inglesi sono più divertenti di quelli italiani, cioè sono pensati mediamente meglio per un pubblico non necessariamente acculturato e noioso, e per un pubblico che va lì con famiglie, appunto come nel mio caso, con figli più o meno adolescenti, che non è che abbiano tutta questa voglia di entrare nei musei al seguito del papà storico e rompi scatole. Però devo dire, in genere funzionano abbastanza, e non solo in Inghilterra, anche in Francia, Germania, su questo mediamente, non tutti, ma sono più attrattivi, mi spiace dirlo. Qui abbiamo fatto un balzo epocale in avanti con gli allestimenti delle nuove sale su Federico II in questo museo, ma pensate un po' a quello che c'era prima e molto spesso lì si naviga. Faccio riferimento ai musei di provincia, non a quelli di Londra, Parigi o Roma, perché è chiaro che lì il gioco è di altro livello e sarebbe anche impietoso in molti casi se prendiamo tanti musei romani, però lasciamo perdere le capitali. Parlo della provincia perché qui siamo in provincia e quindi parlo di realtà più o meno simili. Allora, per dirla in maniera molto rapida, se voi, io mi trovavo nell'Inghilterra orientale e l'Inghilterra orientale, la parte orientale, nord-est di Londra, in qualsiasi museo voi entriate, museo di carattere storico, non vi potete esimere da trattazioni che riguardano i normanni, e vi dice la nozze perché di quello mi occupo, e Boudicca o Boadicea. I normanni non ho bisogno di spiegarvelo chi sono. Boadicea, Boudicca forse sì, perché magari non tutti conoscono questa eroina della resistenza inglese. Brevissimo assunto, nel primo secolo d.C. i Romani hanno conquistato la Britannia, ci si insediano, fondano le loro prime colonie, a un certo punto intorno al 60 vengono in conflitto con le tribù, con alcune tribù che fanno capo, si legano a una donna regina che è questa Boudicca Boadicea. E questa Boudicca è diventata uno di quei miti, uno di quelle miti identitari un po' per la tradizione inglese locale, per cui bisogna sempre parlare del momento romano e contrapporre alla dominazione normanna la regina Boudicca. Allora, quei ragazzi eravamo entrati nel museo a Colchester, che è era la colonia più importante romana in questa età, e nel museo di Colchester c'era anche una bella idea realizzata. Sommato c'era un grosso schermo dove veniva proiettato un filmato con un'anziana del villaggio di età romana, di tribù indigena, che racconta ai bambini seduti intorno a lei la vicenda della rivolta di Boadicea. E c'è tutto, i miei figli si sono seduti conquistati da questa narrazione, devo dire, trionfale una idea del genere. I miei figli avevano all'epoca 10 e 13 anni, quindi ognuno di voi sa quanto è difficile metterli seduti su cose del genere, per giunta in inglese. Si sono messi e seguivano. La descrizione della marcia trionfale, apparentemente trionfale, di questi ribelli che prendono prima Colchester,
poi prendono Londra, che era già l'altra colonia romana, e poi arrivano a Verulamium, e la vecchia che racconta, eravamo invincibili, il mondo ci apparteneva, e marciavamo su tutto e su tutti, e poi all'improvviso che succede? Che i romani spostano una legione dall'occidente, dalla parte occidentale all'oriente, e distruggono i rivoltosi. Anche i miei figli hanno cominciato a ridere come pazzi e a fare il verso quasi sia a questa narrazione dicendo sì, nonna, 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 com'è finita? E la nonna che racconta e dice ci fecero pezza, perché c'era una evidente incongruenza logica nel modo di narrare come era stata presentata tutta questa vicenda di una epicità trionfale, trionfante della rivolta di Boudicca che poi si estingue in un soffio da parte del potere romano che basta che sposta un pezzo poi di legione e tranquillamente si libera della rivolta, avranno comunque i loro problemi romani in Britannia. Ma come dire, in questo caso è un pubblico, quello dei ragazzi che non hanno una grande pretesa di visione e di interpretazione, che però è in grado di capire se un racconto, parlo del racconto in questo caso, funziona o non funziona. Dire che quello sia stato un fallimento non saprei dirlo, perché poi i miei figli hanno riso, però se uno gli va a chiedere adesso chi era Boudicca, loro lo sanno. Era un personaggio di cui non si erano manco lontanamente occupati a scuola, di cui non si occuperanno manco al liceo adesso che ci vanno, quasi sicuramente, però intanto in un modo o nell'altro comunque hanno capito chi era Boudicca, più o meno, per quello che gli poteva interessare. Questo per salvare anche comunque la comunicazione, perché poi a un certo punto è da stimolo anche questo. E chiudo con una osservazione sull'allestimento che invece è stato fatto qui alla Copresa. Io ovviamente non ne ho seguito le vicende, è stato Ruben a seguirlo e devo dire tutto, soprattutto nella parte museale, quella che ho visto con un po' più di attenzione, è fatto con molta accortezza e lo spettacolo anche costruito in maniera che possa come dire, catturare effettivamente l'attenzione dello spettatore. Però c'è una cosa che poi voglio chiedere ad Aldo Virus, adesso magari lui mi dirà e mi spiegherà se effettivamente io sono il primo a notarlo oppure era stato già notato, c'è una ragione alle spalle di questa scelta, perché mi stupirebbe, insomma, se io sono il primo dopo due stagioni che viene proiettato, quindi c'è tanta gente che lo vede. Nel video, grande, si ripete con molta insistenza, e c'è ragione per farlo, la data precisa degli avvenimenti, no? Ed è quello un accorgimento chiaro nella narrazione, perché serve, come dire, a validare quello che sa raccontare, no? Deve creare in chi guarda la convinzione che sta assistendo a qualche cosa che è vero. Più sono gli indicatori di precisione di realtà, il luogo, la data, il personaggio, eccetera, che io do, più ho speranza di essere in qualche modo creduto, perché è un meccanismo corretto e giustamente utilizzato. Il problema è che in quel caso si deve convincere in qualche modo lo spettatore anche che Federico è a Lago Pesole, e su questo anche il narratore ovviamente ha ampi margini, perché come sapete non entro in questo vespaio, non esiste prova documentaria che Federico sia stato veramente a Lago Pesole. Io sono convinto che c'è passato, perché se qui veniva a uccellare da queste parti eccetera ci sarà venuto a Lago Pesole. Non sempre è possibile avere il documento che ti dice sì, qui è passato, qui c'è stato, però non lo si può escludere. E su questo giustamente lo sceneggiatore aveva ampio margine, ripeto, di discrezionalità, purché non si entri poi in contraddizione con la verosimiglianza, cioè con la possibilità che questo effettivamente esista. E qui, come dire, c'è uno spettatore non qualunque, perché poi mentre vedevo alla proiezione c'era la data che continuava a girarmi per la testa, perché il tutto è collocato nel marzo-maggio del 1236. I mortali della Santa Elisabetta di Turingia furono traslati presso la summenzionata chiesa di Marburgo.
In occasione dell'apertura della tomba di Elisabetta, Federico indossò i panni del monarca cristiano modello, a piedi nudi e vestito da una semplice tunica grigia, come quella che a suo tempo aveva indossato Elisabetta, l'imperatore cinse il capo della santa con una corona d'oro. Egli inoltre fece dono di una preziosa coppa che avrebbe custodito in futuro la testa di Elisabetta. E va avanti nella descrizione di quello che è uno dei cosiddetti cult act, di atti di venerazione di santi, di reliquie da parte di imperatori che servivano a rafforzare l'autorità dell'imperatore stesso. Quindi è un episodio anche importante nell'itinerario di Federico. E Federico però appunto in quel momento era, ci stava da mesi in Germania e anzi precisamente sta a Marburgo. Marburgo a riesumare le ossa di Elisabetta. Il mio dubbio è nasce da qui, cioè sono stato il primo a notarlo, è un elemento del tutto ininfluente nella narrazione, o anche in questo caso è un po' come dire Federico che paga il pegno al mito, cioè Federico al mito contemporaneo, Federico in qualche modo doveva diventare cittadino di Lagopesole e di fronte a questa necessità ci si è dimenticati di un aspetto, come dire, grande, come dire, abbiamo guardato molto il dettaglio e ci è sfuggito qualche cosa che in realtà era più che facilmente noto, insomma, lo sapeva anche benissimo di suo. Ecco, questa è una mia curiosità, insomma, per capire anche il livello di attenzione di chi viene a guardare lo spettacolo. Mi fermo qui, grazie.